Innanzitutto io ringrazio appunto di avermi accolto e di avere questa forma di curiosità, che è una formazione come io sto cercando di sviluppare in questi anni con quelle persone che vanno in autonomia, cioè nel senso che il mio ruolo poi sarà quello di accompagnarvi, però appunto sarà anche quello di formare persone che poi sapranno appunto anche un po' muoversi su un tema che è vero che apparentemente è di nicchia, ma se andiamo a vedere la nostra, devo dire, normativa scolastica, di questo tema già se ne parla. Poi escono, devo dire in modo un po' schizofrenico da parte del nostro ministero, tutta una serie, diciamo, di note circolari che talvolta non fanno nient'altro che ribadire l'ovvio. Per cui adesso io poi vi farò anche presente una serie di normative all'interno della quali le scuole già si possono muovere. Per dire, l'ultima nota del 3 di aprile, che sembra appunto che abbia fatto chissà che cosa, chiarimenti in merito ai pesi, chiarimenti in merito a una nota una direttiva del 2012, che era quella appunto sui pesi. È una direttiva che, guardate, io dico l'altro giorno, ero a Catanzaro, stavo facendo una formazione e stavo presentando questo PDP che noi abbiamo, e presentando il PDP l'occhio mi aveva passato sulla direttiva del 2012, ho detto allora o io sono avanti di 7 anni o qualcuno è indietro di 7 anni, per cui cioè già a partire da quanto in quella direttiva era stato proposto, io da allora ho attivato l'accordo di rete, nasce proprio nel 2012. Mi racconto un po' nel senso che perché ho attivato presso la Città di Pavia questo laboratorio. Il laboratorio ha compiuto 10 anni, per cui ormai devo dire abbiamo un po' di esperienza. In questi 10 anni abbiamo prodotto una serie appunto di materiali per la letteratura italiana. Questo è guida molto agile, ci sono poi, vi posso mandare la bibliografia, questi sono poi i materiali che noi abbiamo prodotto in questi anni, dal 2012 ad adesso, per la scuola, per cui sono tutti testi che vengono sul psicologia dell'educazione, sul psicologia scuola, per cui sono proprio pensati per gli insegnanti. Adesso l'abbiamo presentato, ogni anno facciamo un convegno in cui diamo sempre molto valore anche al lavoro che la scuola ha fatto in questi anni. Come sanno, il convegno era di 2 giorni, e tutti gli anni chiedo che ci sia qualche collega internazionale per confrontarmi, perché questo tema, devo dire, è un tema ormai conosciuto e ci sono a livello internazionale già delle metodologie che vengono adottate, ma vedrete bene che noi non siamo così lontani, dobbiamo solo sistematizzare quello che già stiamo facendo e soprattutto toglierci un po', devo dire, quella pregiudizio che abbiamo, che avere un altro potenziale sia garanzia di successo nella vita, e questo non è assolutamente vero. Questi bambini hanno, sicuramente vedremo, una quella che viene chiamata la sincronia dello sviluppo. Cognitivamente sono bambini che si possono relazionare a livello cognitivo con bambini più grandi, ma a livello emotivo sono bambini che spesso hanno delle fragilità enormi, fragilità che talvolta noi leggiamo come e stigmatizziamo alla fine, perché i bambini vengono da me perché hanno la DHD, poi tu fai la diagnosi differenziale e la DHD non ce l'hanno. E allora a quel punto non dico che gli insegnanti siano sprovveduti, non sono stati formati. Il tema sul quale io sto cercando appunto di intervenire, soprattutto a livello ministeriale, tenendo in un contesto universitario, è la formazione e prima, cioè la formazione dell'insegnante. Scienze della formazione primaria non ha un corso di questo genere. Io vado a fare una lezione, un intervento laddove ho dei colleghi che mi conoscono, mi dico per favore vieni a introdurre, ma non viene introdotto in modo sistematizzato. Quanti corsi sui DSA, quanti corsi sulla dislessia, quanti corsi sul funzionamento limite sono stati fatti, e anche come il Ministero in questi anni ha promosso anche nell'ambito delle reti di ambito. Io mi vedo ancora talvolta appunto, sono molto contenta che ci sia stato uno sguardo diverso, perché
troppe volte arrivano ancora a essere riproposti a devo dire, gli stessi in modo iterativo, gli stessi contenuti alla fine, per cui questo non crea poi anche quello che è diciamo anche l'ingaggio del docente, perché ovviamente se continuano a raccontarti le stesse cose forse non è più una motivazione. Dall'altro lato, ad esempio, io sto gestendo il PF24, per cui tutta questa è una partita che, come al solito, ti capita dall'alto, tu devi appiccicare alla formazione già fatta un po' di nozioni di pedagogia, di psicologia e di sociologia. E l'anno scorso, quando questa università ha accolto proporre dei corsi di questo genere, per quanto mi è riguardato, l'area di psicologia, il programma che mi veniva presentato, io dovevo presentare la psicologia dello sviluppo. Mi sono detto, ma questi sono gli insegnanti. Perché la psicologia dello sviluppo? Non dovevano fare gli psicologi, gli insegnanti. Per cui ho rinominato il corso, era psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento. Per cui come si sta in classe? Per cui io, hai altre persone, 1200, hanno fatto il corso da noi, per cui sicuramente è una parte minimale di tutti quelli che poi potranno entrare in servizio, però io questo tema l'ho fatto presente, per cui ho cominciato e ho visto molto di interesse. Come? Sono Lorenza Bagliaca, no, questo è il mio preside, in realtà. Sì, qui Maio. Ti faccio Lorenza. Per cui devo dire, queste situazioni, secondo me, la scuola a livello di formazione, io devo dire, ci si deve un po' ripensare i programmi. Anche a livello universitario, noi abbiamo un corso di laurea in psicologia, all'interno del mio corso di laurea in psicologia dell'educazione, io ho messo un modulo sulla business, perché poi i psicologi usciranno e dovranno, laddove diventano psicologi scolastici, sapere come gestire, laddove diventano dei clinici, devono anche saperli valutare. Abbiamo appena chiuso, diceva la dottoressa, un corso proprio per psicoterapeuti, psicologi, persone che sono già, devo dire, formati, però anche su questo tema spesso ti dicono, vabbè, a 140 di qui, e allora si arrangia. E no, bisogna cercare appunto invece di dare anche agli psicologi e agli psicoterapeuti la possibilità di accompagnare questi percorsi. Per cui stiamo un po' lavorando in questa direzione. Il corso che io cercherò appunto di, come il corso di contenuti che cercherò un po' di condividere, avrà un taglio un po' laboratoriale, nel senso che vorrei proporvi anche cose che noi già cominciamo a fare, perché appunto sono convinta che l'esperienza che voi avete è un'esperienza sulla quale possiamo rileggere adesso, come diceva la vostra dirigente, forse alcuni bambini, perché non abbiamo avuto una lente che ci ha consentito di leggere in modo adeguato. Questo un po'. Voi siete insegnanti infanzia, primaria e secondaria. Okay. Qualcuno dell'infanzia? Nessuno? No. La nostra agenda. Alto potenziale di educazione, non è solo una questione terminologica, poi vedremo perché. Alto potenziale di educazione, preferisco usare questa espressione, non iperdotati, superdotati, che possono avere appunto tutta una serie anche di eccezioni, devo dire, non sempre così facili da gestire. Alto potenziale è una caratteristica di, devo dire, che ha a che fare molto con quello che quale voi siete stati abituati, che è il modello dell'ICF, cioè la possibilità di lavorare per sviluppare il potenziale di ciascuno, per cui parlare di bambini alto potenziale, di alunni alto potenziale, non significa parlare solo di un gruppo di bambini, e comunque sono il 5%, raffrontabile ai DSA che sono il 4%, capite bene che forse in questi anni abbiamo esposto e devo dire sovrastimato una serie appunto di caratteristiche, queste sono 4-5% a livello internazionale, poi vediamo che anche a livello che ci sono, cioè, psicologo non me ne voglia, talvolta ci sono delle valutazioni di DSA piuttosto che di altre situazioni legate ai cosiddetti BES nell'accezione però della fragilità,
che non sono proprio da valutare in quel modo, perché un dislessico non è un cattivo lettore, e spesso ne abbiamo in casa dei cattivi lettori, che devono lavorare su un'altra dimensione, che è quella motivazionale, che è quella metacognitiva, e non su un strumento compensativo di altro genere. Questa è una responsabilità, devo dire, che la professione deve avere. Per cui ecco perché anche all'interno appunto del lavoro che io sto facendo ho voluto proprio far partire questo primo corso di livello avanzato per persone che già hanno le loro professionalità, e ho visto che ho avuto una buona risposta. Io pensavo, saranno 7-8, è stato 20 persone, e poi perché abbiamo chiuso. Adesso ne faremo altri, e questo ci permetterà anche di avere qui sul vostro territorio, ci sono già 3 persone, vero? Nel Piemonte, sono già venute 3 psicologhe a fare una formazione, che poi potranno, la mia idea è quella, noi faremo un elenco delle persone che si sono formate con noi, gli psicologi che hanno uno sguardo sulla scuola, che potranno poi raccordarsi direttamente con i dirigenti, e fare in modo appunto di affrontare, di accompagnare all'interno della scuola, all'interno appunto dei percorsi di formazione anche, e gli insegnanti. Questo diventa strategico, perché la figura dello psicologo scolastico è molto surrettizia in Italia, no? Non esiste una, purtroppo, ahimè, una figura strutturata. Certo, tutti possono, e la normativa, il ciclo del 1993 presuppone appunto che soprattutto le scuole secondarie abbiano questi sportelli di ascolto, dove però lo psicologo è spesso una figura che sia parallela al corpo scolastico, invece la figura dello psicologo scolastico deve entrare nelle programmazioni. Quello che io vi proporrò è anche quello di mettere all'interno del TOF, visto che voi dovete rifare la programmazione per il prossimo anno, la farete a giugno, in questo tema di alto potenziale, per cui è possibile allora poi che proposte anche che io vi faccio di tipo didattico possano essere introdotte indipendentemente dal fatto che ci sia il consenso o no dei genitori, perché è lo stesso in cui è stato messo dentro all'interno appunto del percorso. Perché vi dico questo? Perché potrebbe succedere che alcuni alunni, non so se in questa scuola ci sono già alunni certificati, valutati, non dico diagnosticati, ecco un'altra questione semantica, non si fa diagnosi di alto potenziale, si fa valutazione di alto potenziale, e come ci ricorda il documento sull'autonomia scolastica, che è uscito il 14 agosto l'anno scorso, questo documento mette ben chiaro qui, sull'autonomia scolastica per il successo formativo, poi questi materiali io ve li posso condividere. Lei sicuramente, magari loro non hanno avuto, io ho anche segnato le cose che secondo me sono importanti. Questo documento è uscito, come dico, ad agosto, e non fa nient'altro che ribadire tutto quello che già si doveva fare, cioè. Però diventa importante, perché è un documento, devo dire che è una vision, per cui diventa importante secondo me anche condividere a livello appunto di scuola. Dice, la scuola deve essere una scuola su misura. Certo, quando io parlo di personalizzazione non significa individualizzazione. Ecco perché è una scuola su misura, una scuola che accoglie tutti, per una scuola che, io dico, taglia un vestitino addosso a ciascun bambino. Questo vestitino viene tagliato però sulla base delle caratteristiche che io devo aver valutato. Io poi vi presenterò una checklist che noi utilizziamo e abbiamo validato in Italia per gli insegnanti, okay, che vi consentirà non solo di andare a vedere se quel bambino ha dato il potenziale, ma lo sto usando all'interno appunto di un gruppo, una formazione, una ricercazione che insieme all'Università di Bologna stiamo facendo a medicina, vicina la città, non nel corso di laurea, con gli insegnanti che hanno utilizzato queste checklist, poi ve le farò vedere, e hanno permesso anche, queste checklist vi permetteranno anche di leggere tutte le potenzialità o fragilità di tutti i bambini. Qui c'è uno sguardo su tutta la classe e non solo sul lato potenziale, c'è alto o basso probabilità che possa essere. A quel punto allora cosa si deve fare? Questo serve per fare anche uno screening. A quel punto si deve attivare una programmazione.
programmazione che preveda, ad esempio, delle metodologie specifiche, quali la differenziazione, quali la compattazione, che possono diventare proprio anche delle proposte che vengono condivise con le famiglie. E allora vuol dire, perché dicevo lo mettiamo in un po', allora vuol dire che se Giovannino ha una valutazione, o perché, secondo punto, un'osservazione dell'insegnante, potrebbe avere necessità di avere, diciamo, una accelerazione in un'area, quel giovanino può andare a fare le ore di matematica in un'altra classe senza che questo venga considerato come qualcosa, appunto, di straordinario. Nella 107 si dice, appunto, che si mette molto rilievo, anche una nota del dicembre del 2015 lo mette in evidenza, la possibilità di avere classi aperte, la possibilità di fare i gruppi di livello, e questo ovviamente tenendo conto che la scuola non può improvvisarsi a farlo. La scuola lo fa se c'è, e potrebbe esserci appunto il supporto, cioè una programmazione che viene fatta prima, una programmazione che poi può essere accompagnata. Ecco, questo è un po' il percorso. In alcune scuole, ovviamente più vicine, nell'arco dei 50 km ho persone, ho fatto delle convenzioni con le scuole, la convenzione presuppone che io abbia una persona distaccata una volta all'inglese, una volta ogni 15 giorni, che può fare osservazioni in classe, perché ci sono alcune situazioni che magari come insegnante legge in un certo modo, con un'osservazione esterna possono essere lette anche in un altro, piuttosto che incontri con genitori o partecipare appunto anche alle programmazioni che vengono fatte. Queste sono un po' là, dove ci sono persone. Qui, come dico, ci sono già tre persone sul Piemonte che hanno, sono formate e hanno un interesse verso la psicologia scolastica, potrebbero essere utilizzate in questo modo. Prego. L'altro giorno parlavo con la dottoressa Ghiraldi, che è la referente del nostro sportello d'ascolto e che quasi sicuramente proseguirà il discorso sulla Matteotti tecnico. Lei chiedeva, e io ho detto di non venire oggi perché ho immaginato oggi un taglio più per i docenti. Mi ha chiesto molto chiaramente se sì. Allora, la risposta è sì. La risposta è sì. Allora, questi, lei ha appena finito, per cui dico com'è. Sono 4 giornate, per cui non è una cosa possibile. 4 giornate. La prima è su inquadrare, per cui inquadrare in parte, devo dire, anche cose che diremo oggi, però poi vado un po' di più sul funzionamento, soprattutto psicologico. Ci sarà poi una giornata sull'assessment, sulla valutazione clinica, per cui solo, e questo ovviamente non è per voi, a voi nell'incontro del T2 verranno probabilmente delle mie collaboratrici, ho chiesto loro, che fanno valutazione e supporto, ho chiesto appunto di partire dal funzionamento del bambino e di dire come si può poi gestire in classe. L'altro incontro per gli psicologi è relativo ai percorsi di supporto anche extrascolastico che possono essere fatti, ma questo per lo psicologo, per cui anche una presa in carico clinica se è il caso, o un supporto socio-emotivo, e poi c'è tutto anche un discorso sul parent training, cioè vale a dire supporto genitoriale, perché questi genitori, devo dire, da un lato talvolta questi bambini funzionano anche, devo dire, non sono così equilibrati, perché forse anche delle aspettative esterne molto, molto forti. Per cui c'è tutto un percorso, per cui ha fatto bene a dire sì, poteva essere comunque un'infarinatura, però per loro poi c'è un taglio molto, molto più specifico, e come dico sono 4 sabati, un sabato e un venerdì, che possono essere ben superate le proposte adesso a settembre, poi sicuramente. E stiamo facendo in modo anche che queste cose vengano proprio un incontro la settimana l'altra con il presidente dell'associazione psicologi, perché vengano appunto anche riconosciute a livello accademico, ovviamente. Io la mia università, per cui l'università è già un ente che può fare formazione, è riconosciuto, perché si stanno, devo dire, in giro, sentirete, avete letto, continuano appunto a questo tema, adesso è stato un po' sdoganato, però forse è diventato un po' appannaggio di tutti, tutti si improvvisano, devo dire, esperti, formatori, questo è da dire.
per cui io ho qualche riserva, infatti quello che io dico, io ho un pedigree ce l'ho alla fine, qualcun altro forse no. Allora, io nasco, come dico, nel 2009 perché? Perché io già mi occupavo di formazione, il mio percorso è un percorso appunto di sviluppo ed educazione, per cui già lavoravo con le scuole, con gli insegnanti, talvolta mi veniva rimandato dagli insegnanti delle difficoltà nella gestione dei bambini che secondo me non avrebbero dovuto, se adeguatamente gestiti, avere quei comportamenti. Dall'altro lato mi vedevo genitori appunto che avevano delle visioni completamente distorte talvolta, genitore-bambino, genitore-insegnante sul bambino. Per cui ho deciso di cominciare a aprire questo laboratorio. Abbiamo aperto questo laboratorio prima di tutto facendo le valutazioni, e anche la valutazione non è solo la valutazione di cui, ma di cui e di cui, vale a dire anche il quoziente emotivo, anche e non solo. La valutazione è una valutazione che dura un giorno e mezzo, perché questa è la complessità con la quale gli psicologi poi sono stati preparati. Dobbiamo guardare il bambino in quel contesto, stiamo facendo una fotografia, perché la valutazione di un QI viene fatta in un contesto che è un contesto non scolastico, per cui esco da una situazione diciamo ecologica e entro in una situazione più sperimentale, per cui devo anche tenere conto che quello non è un verticino, io dico, ma è una situazione che mi dà conto di un modello di funzionamento sul quale io vado a intercettare gli sguardi degli insegnanti, per cui laddove un bambino viene da noi a fare la valutazione, io invio poi agli insegnanti delle schede che oggi poi vi presenterò per valutare il bambino. Le stesse schede, con una formulazione per genitori, vengono date ai genitori per vedere se tutti hanno lo stesso sguardo, e spesso lo sguardo è diverso. Allora a quel punto, quando è diverso, facciamo anche degli incontri. La nostra valutazione è una valutazione che viene si compone di 18 pagine per i genitori, qui lunga, molto analitica, una pagina e mezza per la scuola. Perché una pagina e mezza? Perché diamo solo, magari vi faccio vedere una, diamo solo una modalità di funzionamento, non diamo nessun numero alla scuola. Questo diventa importante. Per cui, però diciamo se ha un potenziale o se è tutto fatto, spenderemo le caratteristiche diverse e di che cosa ha bisogno. Per cui a quel punto, se le scuole ci chiamano, noi facciamo supporto alla scuola. Nell'accordo di rete che penso voi abbiate, ci sono tutta una serie diciamo, di servizi che noi offriamo alle scuole, primis la formazione, ma poi anche il supporto. Il supporto Skype per più, perché mi rendo conto che non è sempre possibile avere anche, non so, nella pianificazione dei PDP, perché il PDP, questa nuova nota del 3 aprile, dice che anche questi bambini possono, per la prima volta, dice se è possibile fare un PDP per un bambino appunto ad alto potenziale incluso dato. Come dico, io ce l'ho dal 2012, per cui, e l'ho costruito con degli insegnanti, perché da subito ci siamo detti, una volta che è uscita la direttiva del 2012, mi ricordo che io ho detto benissimo allargare lo sguardo, perché questa direttiva inizialmente era molto estensiva e teneva dentro i bisogni educativi speciali tutti. Poi a novembre dell'anno successivo c'è stato appunto un ritornare nel mettere il fuoco sulla dimensione di fragilità e di marginalità, per cui in BES sono tutte le persone che non hanno una valutazione, una certificazione, ma hanno appunto delle fragilità. Ma come dicevo, ritornando a questa nota, dice una scuola su misura, che è una scuola che deve essere attenta alle esigenze dei differenti bisogni di tutti, anche di quelli che non hanno una delle certificazioni previste dalla legge 104-170. Io questa cosa è stata ribadita. Perché? Perché purtroppo io ho fatto lo scorso anno, in questi anni, ho fatto più volte segnalazioni al Ministero perché dirigenti si rifiutavano di accettare una valutazione fatta dall'Università di Pavia perché non rispondeva alla 104-170. Allora, la valutazione non è che diamo strumento per avere chissà che cosa, era solo per avere la possibilità di applicare. Per cui ci sono stati dei dirigenti che hanno detto a me non interessa,
Poi sono creato ovviamente situazioni incredibili con le scuole, però non ha importanza per lui. Poi invece ne ho avuti altri che subito le hanno accolte e hanno detto non mi interessa. Però il fatto che l'abbiano ribadito significa appunto che forse c'è stata una lettura un po' miope. Ma cosa si dice poi ancora? Si mette molto in evidenza anche la dimensione della flessibilità dei tempi, degli orari, come usare l'organico potenziato. Ad esempio, in alcune scuole la dirigente dell'accordo di rete, l'accordo di rete è un accordo che è stato fatto tra l'Università di Pavia, l'UST di Pavia, e cinque dirigenti. La dirigente, nessuna di Pavia, solo adesso sono entrate due scuole, ma una scuola paritaria, due scuole paritarie sono entrate, e questo è vero, abbiamo un conflitto in patria, sia chiaro. E la dirigente, che è una dirigente appunto di UC, da subito ha detto: facciamo in modo che queste azioni siano azioni integrate. Tant'è vero che noi ogni anno nell'accordo di rete facciamo una proposta formativa che consente poi alle scuole che si sono formate con noi di poter accedere ai servizi e agli incontri che facciamo, o di poter richiedere degli interventi specifici. Questo è un po' quanto chi sono. Vabbè, possiamo partire, va bene? Allora, certo, una cosa, questa valutazione che lei diceva si fa all'Università di Pavia da questi bambini dotati è legata? Sì, allora, ecco, questo è un altro tema. Finora anche devo dire studi privati o l'ASL lo fa come però in modo surrettizio, vale a dire, solitamente si va per fare che succede, ieri mi è arrivata una valutazione, bambino appunto che doveva essere segnalato per un ADHD, la valutazione è un 138, non è ADHD, e soprattutto non ci sono le condizioni, per cui in quel caso parte come devo dire valutazione, quello che i numeri ti dico, parte come valutazione per un problema per cui il servizio sanitario supplisce, altrimenti che paga, altrimenti tutti gli altri casi sono fatti privatamente. Stiamo adesso con il Mondino di Pavia, il Mondino è una struttura neurologica, c'è una neuropsichiatria, e visto che spesso il collega che fa valutazione di DSA alza il telefono e mi dice guarda che forse devi vedere tu, allora il direttore generale ha pensato di stiamo pensando di fare un protocollo insieme, per cui potrebbe essere che allora qualcuno di questi possa entrare all'interno di una valutazione del sistema sanitario, però non è ancora, devo dire, problema, secondo me, delle famiglie. Purtroppo le famiglie devono sobbarcare su loro questa spesa. La nostra valutazione è una valutazione appunto che ha dei costi, ma soprattutto di venire a Pavia. Per cui in questo momento io laddove riesco anche a formare persone, psicologi sul territorio, se mi viene segnalato un bambino, io vedo che è nell'arco, cioè che è nella zona del Piemonte, valuto, io chiedo appunto, c'è già una dottoressa che fa già valutazioni utilizzando il nostro protocollo, però utilizzando per dire non solo la valutazione di qui, il protocollo per la scuola, il protocollo per la famiglia, in modo tale che noi abbiamo individuato una struttura, gli altri che sono stati formati, se è il caso c'è bisogno di una consulenza, facciamo consulenza, altrimenti possono andare in autonomia, se è chiaro. Questo è. Lei poi ci rifornerà questi nominativi, questi... Certo, allora questo lo metteremo sul sito, qui. Comunque qui per adesso ne avete tre, vero? Due di Torino? No, tre di tutti di Torino siamo. Non è di Montalieri? No. La Marello? La Simonetta Vegro non fa la valutazione. No, la Marello. La Marello non è a Torino, Io pensavo fosse proprio per lì, perché è andata vicino, no? Ok, per cui poi i nominativi, ecco, magari li genereremo anche alla scuola. Stiamo definendo queste cose perché siamo un po' di corsa, perché si sono tirata da tutte le parti in questo periodo.
Vabbè, appunto, una dei nostri genitori, non so, oggi non poteva venire. La, se è infatti, ecco, sì, dal consiglio di istituto, certo, dal mio istituto, Lisa Forte. Lisa Forte, che viene dalla Puglia, l'ufficio scolastico regionale della Puglia si è attivato grazie a questo gruppo di genitori, ha finanziato. E ha finanziato il progetto. In combinazione questi bambini, questi figli di Elisa, sono trasferiti a Torino e sono miei alunni, quindi ne avevano parlato del suo istituto per fare la delibera dell'accordo di rete e lei mi ha detto, ma io conosco da lei o questa zona. Infatti abbiamo costruito qua in casa il bugiardino del tuo potenziale, che è carinissimo secondo me. Che è stata, la rete Alto Potenziale è una rete che nasce in Puglia. Nasce in Puglia proprio su stimolo dell'Associazione Città di Bimbi della Puglia, di cui la dottoressa Forte è una giornalista, insieme appunto a un'altra collega, la Cicchetti, mi avevano contattato perché avevamo delle sensibilità, mi avevano contattato per portare appunto in Puglia questo tema, per cui ormai abbiamo fatto tre convegni pensati inizialmente finanziati da Confindustria, per cui proprio perché il tema del potenziale è un tema che impatta molto sulle politiche educative, ci sono proprio dei calcoli economici che fanno vedere come investire nel PIL di un paese, nel potenziale in base al PIL di un paese, per cui questo ci sono una serie appunto di in Italia no. Io devo dire, io questa cosa la sto dicendo da 10 anni. In Puglia l'ufficio scolastico si è subito investito. Sto facendo formazione ripagata dalla Puglia. Non c'era qualcosa in Veneto? Allora, vi dico, possiamo raccontarci un po'. Il Veneto nel 2012 istituisce il percorso Educational to Talent, è un percorso finanziato FSE, per cui finanziato dalla regione, perché c'è stata anche lì, io conosco bene le situazioni, un funzionario della regione che ha sensibilizzato l'assessore regionale perché aveva una bambina dal potenziale. Va bene, per cui fanno questo Educational to Talent, un progetto di 2 anni, un progetto che ha un buon finanziamento e presuppone in quel caso che i neuropsichiatri facciano valutazioni random ai bambini, sulla base delle valutazioni partono dei corsi di formazione residenziali fatti ad Abano Terme a dicembre. A me arriva una telefonata da una collega, tutto questo si appoggia all'Università di Padova perché è uscito appunto dalla regione Veneto. Si appoggia all'Università di Padova, ma il finanziamento viene gestito dal Centro Produttività Veneto a Vicenza. Per cui vedete come c'è questo grosso interesse da parte dei gruppi di industriali. E vengo chiamata appunto dalla collega Lucangeli, che voi conoscerete come nome per la matematica. Verrà qua, ok? Al nostro scuola. Benissimo, ecco, benissimo. Per cui, e la quale appunto mi dice: guarda, io di queste cose non ne so nulla, per cui doveva fare la formazione alle docenti, per cui io sono andata e ho fatto la formazione per 2 anni a queste docenti. Facendo una convenzione con l'università, però e a quel punto il Veneto poi ha fatto le linee guida che avrebbero potuto diventare, devo dire, di dominio pubblico. Non si sa perché, è stato istituito il 15 di novembre un tavolo tecnico di cui io faccio parte per la stesura delle linee guida, di cui io ho già, ecco, questi sono i compiti che io ho fatto, le linee guida. Linee guida per il diritto allo studio degli studenti del UNER con frustrazione intellettiva per lo sviluppo del potenziale e del talento, e c'è già tutto il percorso che io ho consegnato, perché i compiti ce li hanno dati il 13 di dicembre, io l'ho consegnato il 20 di gennaio, e proprio l'altro giorno ho detto: ma allora questo tavolo si riunisce o no?
perché queste linee guida sul modello di quelle dei DSA che sono arrivate, per cui c'è una spiegazione, diciamo, di glossario, come dov'è, e poi questo è quello che io propongo, io insieme a una delle altre colleghe, di cui una è la Langa, è la docente di Università di Milano, che ha validato gli strumenti VICE, la WISH, per cui c'è persona. E l'idea è del processo di intervento, la scuola deve, grazie all'osservatorio degli insegnanti e dei genitori, potrebbe essere che allora una volta che si individuano determinate situazioni c'è una consapevolezza anche da parte della famiglia, può eventualmente mandare verso una valutazione, altrimenti con percorsi di formazione specifico attivare dei percorsi interni di supporto a questi bambini. Questo è il lavoro che si sta facendo, per cui il Veneto, che avrebbe potuto secondo me fare, ha fatto da apripista, poi però non ho capito perché, e allora adesso l'idea di fare altre linee guida, c'è anche chi adesso, e poi te lo presenterò, ci sono anche dei progetti, delle proposte di legge io l'ho detto, siccome una legge non serve a niente, io ho una proposta che rimetto, quello faccio vedere, scritta anche bene, c'è un genere di, ma perché devo arrivare a dare una legge quando abbiamo già tutti degli strumenti per poterli riconoscere questi bambini e soprattutto supportare? Per cui in questo documento sull'autonomia dicevo che ha presente molto una visione, la visione è proprio ad esempio il modello che oggi noi stiamo insegnando, le indicazioni sui nuovi scenari sono infatti si parla di universal design for learning, cioè il nuovo modello di scuola è un modello appunto che a partire dalle evidenze neuroscientifiche, io poi farò vedere qualche risonanza per questi ragazzini e poi capiremo perché loro si muovono così tanto, perché hanno delle aree cerebrali che sono più attive rispetto alle altre, più sollecitate rispetto alle altre. Per cui il modello dell'Universal Design for Learning dice a partire da una modellizzazione neuroscientifica e neuropsicologica dei processi di apprendimento, e allora parliamo anche di stili cognitivi, di diverse modalità di apprendimento, ci consente allora di fare una programmazione, una progettazione plurale. E questo sguardo significa allora, come dicevo, tagliare addosso ciascuno un vestitino. Qui poi vedremo allora il funzionamento, vi individuerò i profili, perché non c'è il bambino alto potenziale 1, ma vedremo che ci sono diversi profili e sulla base dei profili possiamo anche pensare di fare dei percorsi diversi di supporto. E poi qualche strumento di riconoscimento di individuazione. Allora, non c'è ancora la vicenda, sarà poi un tavolo a ciascun preside e poi la copia del video. Quindi, allora, siete tutti dalla primaria? C'è un caso sulla infanzia? Dell'infanzia non c'è nessuno. Però lo possiamo presentare, però noi ce l'abbiamo infatti. Ok, allora vi presento adesso due situazioni, una infanzia e una primaria, situazioni che sono arrivate a noi, per cui facciamo qualche ipotesi. Edoardo, 5 anni, 4 mesi, frequenta la scuola dell'infanzia. Motivo della consulenza: per le insegnanti, il bambino mostra un grave disagio nell'ambiente scolastico, non si entusiasma alle attività proposte, spesso le rifiuta e mostra un malessere prossimo alla sofferenza. Cosa fare? Davanti a questa domanda, mica è un brutto attacco. Per cui, la situazione pare causare problemi al bambino, ma anche alle maestre e agli altri bambini, che a volte sono infastiditi dal comportamento di fatto insofferente del compagno. Per cui potrebbe, la prima ipotesi, cosa possiamo dire? ADHD. Ok, per cui ci fermiamo un attimo qua, però io non posso fermare solo qua. Incontro la famiglia. La fase di assessment prevede un primo, prima che il bambino venga a Pavia, per non fare il viaggio della speranza,
noi facciamo un incontro di valutazione, prima mandiamo una scheda anamnestica alla famiglia, dove chiediamo che le tappe dello sviluppo siano un po' descritte, situazioni particolari che sono avvenute, per cui se ci sono gli elementi, noi spuntiamo, questo c'è, non c'è, diciamo venite a Pavia, però prima di venire a Pavia facciamo un colloquio, anche Skype, con i genitori, e incontriamo la famiglia per sapere che certamente nella scheda domestica hanno segnato qualche comportamento, nel colloquio abbiamo più elementi, e scopriamo che a casa Edoardo è molto attivo e partecipa alle attività proposte, a scuola si annoia, a scuola crea problemi, a casa no, a scuola è disinteressato, manifesta una spiccata curiosità e si relaziona in modo adeguato con gli adulti. Qui spesso questi bambini alla scuola dell'infanzia fanno far bella figura ai genitori, coi loro amici, non con i compagnetti. Gli insegnanti però riferiscono che il bambino è arrivato a casa a stropicciarsi le guance, a darsi pizzicotti come per sfogare la pressione accumulata. Spesso questi bambini mettono in atto dei comportamenti di autolesionismo. Lo scorso anno io ho gestito un percorso di una bambina. Lo so che vi dico delle cose, cominceranno a saltare fuori. L'anno scorso ho gestito il caso di una bambina continuava appunto a mangiarsi la maglia e a pizzicarsi perché si annoiava a scuola, perché all'infanzia, perché quello che le facevano fare a scuola appunto per lei era troppo facile e scontato e non si trovava con gli altri bambini, per cui anche in quel caso siamo intervenuti, abbiamo fatto un percorso e poi infatti un percorso lo abbiamo andato in seconda, non in prima. Ecco, io non sono, lo anticipo subito, non sono molto per gli anticipi. Le primine preferisco appunto accompagnarli con un percorso come abbiamo fatto lo scorso anno per questa bambina che io ho valutato, ovviamente io fino a 6 anni non faccio valutazioni. Vedremo, ci sono degli strumenti, adesso è uscita finalmente la WIPSI quarta, che è la versione, devo dire, aggiornata della versione per i bambini, però secondo me una valutazione in una fase dello sviluppo dove sono repentini i cambiamenti, preferisco appunto arrivare a una situazione più stabile. Ho fatto però una prova di school readiness, una prova di prontezza scolastica, anche perché io ho costruito uno strumento che è la school LSR 4-5, per cui ho fatto a questa bambina uno strumento, l'ho applicato a 4 anni e mezzo, la versione 5 anni, 5 anni è la fine dei 5 anni e lei aveva già quei requisiti, per cui un anno in classe dell'infanzia a fare delle attività appunto che potevano essere di classificazione diventava molto difficile, per cui non il primo quadrimestre abbiamo cercato appunto di fare delle attività, proporre l'attività diciamo un po' più stimolanti e un po' più su alcuni progetti. Nel secondo quadrimestre abbiamo fatto di raccordo con le insegnanti un percorso di accelerazione per quella bambina, poi ho un modello che farò vedere, veniva appunto portata in prima per alcune attività di lei. La prima volta quando io l'ho vista, che ho 4 anni e mezzo, mi ha detto: sai cosa fanno per 9? E lei sapeva le tabelline, chiaro. Per cui a quel punto l'abbiamo, stare insieme agli altri era un problema, allora l'abbiamo mandata, non tutto l'anno, ma con delle attività strutturate in prima, quando soprattutto c'erano le ore di matematica, perché lei era la parte che aveva più sviluppata, ma questo le ha consentito anche di sviluppare la lettoscrittura, perché nel momento stesso in cui devi affrontare appunto la scrittura di un problemino, o devi affrontare dei calcoli, devi anche sviluppare le tue capacità. Quest'anno poi abbiamo fatto a settembre una prova d'ingresso di fine prima, io alle famiglie non dico mai che sicuramente salterà un anno, può essere, dipende come è pronta, per cui lei per un anno non si è annoiata e ha cominciato appunto a avere anche un comportamento più adattato, c'è stata in quel caso anche necessità di fare un supporto psicologico perché era una bambina che era veramente troppo concentrata sulla performance, lei voleva, infatti una che viene, ti saluto e mi dice sai cosa fanno per 9,
Cioè, allora, se da un lato dico va bene, però significa che la devo un po' abbassare su questo. E allora abbiamo fatto fare per un anno un supporto psicomotivo, soprattutto funzionano molto bene la parte di arte terapia, psicomotorio, cioè devono un po' lasciare cammino. Allora io ho un bambino che ha 3 anni, abbiamo capito che aveva qualcosa di diverso dagli altri, nel senso che lui a 3 anni faceva puzzle da 150 pezzi di 100, sapeva leggere e io lo seguivo ma non insistevo. E abbiamo incontrato la prima grande difficoltà nell'ingresso a scuola materna, perché le maestre la prima settimana proprio mi accoglievano dicendo: io sono, suo figlio mi ha fatto esaurire. Certo. Perché piangeva tutto il giorno e questo malessere mi veniva poi riportato anche dalle mamme, perché i figli tornavano a casa dicendo che avevano il mal di testa perché il figlio aveva pianto continuamente, ma in maniera ossessiva, ripetendo che ore sono, perché lui sapeva leggere l'orologio e sapeva che io avevo 2 anni. Certo. E qui ci siamo un po' spaventati, abbiamo capito spaventati perché io vedevo anche il malessere poi a casa, certo, e lui a scuola non voleva andare, certo, e aveva cominciato a manifestare dei tic. Certo, quindi, quello dei tic è un'altra cosa sulla quale spesso questi bambini appunto canalizzano la loro... E allora ci siamo rivolti alla Regina Margherita, che da 1 anno e mezzo ci ha preso in carico. E grazie anche all'aiuto della mia psichiatra, noi abbiamo capito un po' di più sul nostro figlio e abbiamo riferito a scuola, perché poi la grande difficoltà era far capire alle maestre che lui a casa non era così. Esatto, lo sto capendo uguale. E a scuola anche aveva anche lui questo atteggiamento che si tornava a casa con i bolsini o con sì, questa, le magliette della bambina erano io da genitore sono stata male 1 anno e mezzo perché non sapevo proprio come aiutarlo. Poi ho suggerito agli insegnanti perché lui si isolava anche dal resto della classe. In alcuni casi vengono considerati bambini con ritiro sociale, bambini con la comorbidità con lo spettro autistico ci può stare, ma spesso vengono letti come bambini autistici. E io ho dei casi, vabbè, sono non per questo. Però niente, volevo dire che solamente poi con il confronto con le insegnanti siamo riusciti un po' a uscire da questo tunnel, nel senso che loro hanno capito, hanno individuato delle chiavi per aiutare lui in classe, quindi ad esempio piccolezze che però lui a casa riferiva con entusiasmo, nel senso che mamma oggi ho letto il menù della mensa ai miei compagni, oppure in bibliotechina la mia maestra mi ha lasciato un po' di più perché lui doveva leggere, prima di scegliere il libro non lo leggeva a caso ma doveva leggere tutto e sceglierlo con attenzione. E oppure lui a volte mi racconta che aiuta i suoi compagni, soprattutto nel prescuola, legge i libri ai compagni, oppure quando l'ultima ora io quando lo vado a prendere vedo che è lui, la maestra, formando 2 gruppetti, la maestra con un gruppetto e lui con un altro, piccolezze che però lo hanno No, allora, devo dire, la sua testimonianza mi fa molto piacere, perché quando io dico queste cose, se uno non le ha vissute, io vedo i genitori che arrivano da me dicendo questi genitori, pensa che io esageri. Vi posso assicurare che questi bambini stanno anche male e talvolta proprio perché non siamo capaci di trovare la chiave giusta. Non dobbiamo rivoluzionare la scuola né fare delle classi speciali, ma trovare appunto la giusta, devo dire, chiave di lettura. Qui, grazie. Qui, andiamo un po' avanti con il nostro bambino. Per cui, fa fatica seguire le regole sia a casa che a scuola.
Ecco, le regole per loro sono fondamentali, però è un bambino, fa i capricci e dobbiamo anche come insegnanti o come adulti in generale, genitori, non pretendere che se anche mi parla dell'importanza del legno, perché gli insegnanti stavano parlando appunto dopo la Befana, allora la Befana che va in giro appunto con la scopa, il bambino dice no, la maestra della scopa non può volare perché non ha la portanza sufficienza per poter, capite che se a 6 anni ti risponde così, è ovvio che dobbiamo un attimo sintonizzarci, poi però se è lanciata la scarpa e gli dico che deve lanciarsi la scarpa, lui piange com'è perché non è capace a farlo, oppure ha dei quaderni e degli zaini che sono veramente inguardabili. Queste sono un po' le caratteristiche, su quello devo lavorare, sulle regole. La regola viene spesso anche contestata in modo molto veemente, molto prima che io faccia 15 anni, perché spesso hanno delle caratteristiche anche, vedremo che noi vediamo nei preadolescenti, ma ci saranno delle evidenze anche a livello di sviluppo di corteccia prefrontale che ci fanno vedere che forse lì sono già un po' più avanti, in un corpo da bambino. E questo dobbiamo cercare di, i nostri percorsi noi li chiamiamo dalla mente al cuore. Dobbiamo tenerli in equilibrio questi bambini. Tenerli in equilibrio significa appunto dargli il giusto nutrimento, per cui davanti a una bambina non che si mangia, devo fare in modo di portarla fuori, dargli quell'ossigeno, io dico mentale, perché poi lei ritorni dentro a condividerlo con gli altri. Per cui la bambina ha fatto poi le prove, questa prova d'ingresso a settembre, con l'idea di dire se funziona, se è adeguata, va in seconda, dove ha già comunque familiarizzato con l'insegnante, ha già familiarizzato con i bambini. Se non va non avesse raggiunto, diciamo, gli standard, va in prima con gli altri, con i quali però per un anno non si è annoiata. Per cui diventa anche questo un aspetto importante, come dicevo, farlo addosso a lui. Queste sono tante esperienze, io in questi anni, questa è l'ultima. E cosa abbiamo fatto poi a settembre? A settembre in quella scuola c'è un'insegnante del gruppo inclusione che è anche psicologa, per cui io ho proposto a settembre, quando è stata fatta la valutazione alla bambina, ho fatto la programmazione con le insegnanti e abbiamo proposto una valutazione, un assessment sulla classe, vale a dire abbiamo proposto le matrici di Rabe, per cui capacità di ragionamento, ecco perché dico se le mettiamo dentro NEPTOF non dobbiamo chiedere ai genitori, perché è uno strumento che voi utilizzate proprio di screening. Abbiamo fatto una prova interdisciplinare di fine prima, di nuovo, per cui per lei era una conferma. Abbiamo fatto una batteria emotiva, cioè sugli aspetti emotivi, che è la batteria REMA, dove andiamo a valutare la sicurezza, poi faccio vedere il protocollo. E la creatività, perché vedremo come la creatività è un aspetto importante. Successivamente, e un sociogramma, successivamente questa fotografia della classe ci ha permesso di attivare delle attività scolastiche, soprattutto in cooperativa, che permettono a questa bambina appunto di star bene nel gruppo. Facciamo che lo ricerco subito, così vi dico una cosa, poi ritorniamo sul nostro bambino, Non sono schizofrenica, però intanto che sto dicendo le cose mi sembra anche, dicevo, un po' laboratoriale. I bambini si collocano, per cui ho il profilo della classe. La reggenza è molto facile, a seconda del colore, per cui io vado a vedere, questa è la prima valutazione. Adesso alla fine di maggio faremo la seconda, perché c'è un test e testa, dove io poi ho portato gli insegnanti a lavorare in un certo modo. Quella è la sua parte cognitiva. Questa è sulla prova interdisciplinare. Vedete, sono bambini che vanno bene, cioè hanno delle buone capacità. La prova interdisciplinare, forse l'applicare, non è proprio così. Per cui qui abbiamo lavorato con gli insegnanti e mi auguro, esattamente così, che i risultati siano migliori. Ma siamo andati anche a vedere poi, come vi dicevo, la prova di comprensione testuale, la prova MT. Fanno un po' meglio,
Però c'è sul ragionamento che era una prova tipo invasi, per cui capite come dobbiamo allenarli noi, perché sono bambini che hanno buone capacità, ma che spesso appunto rimangono troppo vincolati a una struttura che è molto associativa e non di ragionamento. Questa è la tesi della creatività. Tesi della creatività, devo dire, è una situazione un po' media, e abbiamo visto come la creatività diventa invece importante. La nostra scuola la mortifica spesso, io dico, per cui dobbiamo cercare di sviluppare anche un pensiero creativo, perché il fatto che in questa scuola ragazzini che hanno ottima buone capacità cognitive hanno una creatività che qui viene valutata come verbale e figurativa, per cui non c'è solo una creatività a completare un disegno, ma anche fare delle ipotesi di titoli sul disegno, per cui anche un'ipotesi, una creatività di tipo verbale, di tipo diciamo più cognitivo che grafico. E purtroppo sono solo due bambini che hanno buone capacità. I rossi sono negativi. Sono negativi. I verdi sono i positivi. Sì, bianchi. E bianchi è la normalità. Cioè, va bene, che va bene, però. Poi l'altra prova era il sociogramma, in questo caso siamo andati a vedere tra i bambini. Qui ci sono bambini, un bambino rifiutato, guarda caso, pure straniero, per cui su questo si deve. È uno sguardo che la scuola può avere subito. E questo invece è il sociogramma, scusate, la valutazione socio-emotiva. Andiamo a vedere la valutazione socio-emotiva che è stata fatta per i bambini. Il livello di motivazione, il livello di autostima, l'intelligenza emotiva, il benessere scolastico, il coping. C'è anche una scala LAI, c'è una scala di concordanza. Scala LAI è la scala di bugia, no? Per cui se ci sono delle risposte alle quali tu non puoi dire il sole verde, perché se metti il sole verde vuol dire che va a inficiare le altre risposte che hai dato. Chiaro? Qui ci sono i bambini che non correlano, correlano in modo negativo. Per cui vuol dire che sui bambini io andrò a fare un po' di attenzione, maggiore attenzione rispetto ad altri. In generale sono bambini che sono molto motivati qui a scuola, il fatto che abbiano quelle rame alte, un ragionamento alto ci sta bene, hanno una buona autostima. Sull'intelligenza emotiva stiamo un po', vuol dire, un po' più fragilità. Benessere scolastico, la classica funziona, difficoltà, coping e la capacità di affrontare le conflitti, le situazioni. In questo caso c'è una normalità, dovremmo andare verso un benessere, ecco. Comunque, questa è la fotografia che si può fare, si fanno poi degli interventi e alla fine dell'anno adesso faremo le test. Scusi, forse mi sono persa un pezzo, ma è una sessione su una classe dove non necessariamente c'è una bambina ad alto potenziale, o sì, c'è un bambino. C'è un bambino. Okay. Qui c'era la bambina potenziale. Certo. In questo caso, ovviamente, io su questa bambina ho messo, so chi è, qui siamo andati con gli insegnanti a vedere, soprattutto per far sì che i lavori che poi vengono fatti in cooperative utilizzino. Poi c'è un percorso sul supporto socio-emotivo. Se ho, volevo far vedere il. No, c'è lì. Volevo far vedere per quello che abbiamo fatto subito l'assessment emotivo, più che altro proprio per aiutarla. Devo dire, lei è una bambina, come dico, di 5 anni, sì, aveva 5 anni e mezzo, per cui è andata, lei aveva già compiuto i 6 anni quando è andata, per cui la differenza non era perché è di febbraio-marzo forse, ecco. Per cui è una bambina che era già anche grande, ecco, su questo siamo abbastanza. Mentre durante il periodo di infanzia lei frequentava prima. Sì, sono alcune ore e sono nell'ultima parte dell'infanzia. Cioè poi, i momenti di matematica. Sì, poi alla fine ve lo faccio le accelerazioni, ve lo presentate.
Napoli, però ci siamo capitati subito, però sì sì. Ok, per cui ovviamente su questo nostro bambino faccio ipotesi in più. E che cosa andiamo a vedere? Facciamo un'analisi remota e vediamo che subito dalla nascita, quello un po' che, quello che sta dicendo la, detto la vostra collega, molto attivo, con un pianto abbastanza facile, improvviso e difficilmente consolabile. Sono bambini che spesso appunto sono sovraeccitati anche nelle loro funzioni primarie. Arrivato al nido, 9 mesi, anche lì ha mostrato già la propria insofferenza, con crisi di pianto dirompenti riferiti dalle educatrici. A 6 mesi ha pronunciato le sue prime parole. Allora, uno dice, ma non è possibile, oggi arrivano i miei genitori con il tablet. Se prima me lo raccontavano, adesso mi dice, vede? Allora, certo, noi sappiamo che il linguaggio, insegna il linguaggio anche, le tappe di sviluppo normativo vanno dai 10 ai 15 mesi, dove intorno ai 10-12 mesi metto la parola frase. Però questi bambini talvolta anticipano queste tappe, per cui per i genitori sono molto, devo dire, fonte di orgoglio. Questi bambini sono bambini che, con i quali stai bene, però sono bambini che poi sono fuori dal mondo con gli altri. E l'ingresso alla scuola dell'infanzia diventa per loro devastante talvolta. Sì, no, sono d'accordo. Mio figlio, tra l'altro, non ha mai dormito. Ecco, il sonno paradossale è un'altra. Dormiva un'ora la notte e un'ora il giorno. E io, il peccato, dice, mamma cresce e sta bene, dai, certo. Gli integratori a me. Ma non è vero. E quindi, ma ancora oggi dorme di più, per carità, certo. Però ha difficoltà ad addormentarsi. Non li spegni mai quei bambini qua. Poi vedremo perché non si spengono mai. Ma non è iperattivo. No, io lo vedo proprio che a volte lui mi fa delle domande, ma domande anche, ad esempio l'altro ieri mi ha chiesto, ma mamma, un uomo e un uomo si possono sposare? Io non sono preparata a dare delle risposte, chissà che cosa avrà visto e sentito. Adesso quanti anni ha? 5 e mezzo. Cioè non è proprio da tutti i bambini che hanno tutti i allora io avevo il timore. Io ho risposto di sì, ma poi in questi casi cerco proprio di distoglierlo, perché ho paura che lui vada oltre, mi possa anche chiedere come fanno ad avere i bambini, cioè. E io non sono pronta, perché un genitore cresce insieme al figlio e io 5 anni non sono pronta ancora per queste domande. Ma io noto che quando lui non ha una risposta, lui si blocca e con la sua mente cerca delle risposte. Cioè, a volte preferisco darle, perché poi un po' pura chissà nella cosa può costruirsi, certo, sì, bene e male. E io vedo proprio che lui si blocca e a volte chiedo, ma Leonte, stai pensando? E sto pensando a quella. Certo. Cosa che... Poi hanno una memoria, quella vedremo. Ok. Per cui qui avanti, e guardate la parte linguistica, è quella che emerge maggiormente. Quasi tutti questi bambini hanno una precocità di linguaggio e una proprietà di linguaggio molto più sviluppata rispetto agli altri bambini. Qui andiamo un po' a vedere, beh, sul fatto che abbia iniziato a camminare a 12 mesi, questo ormai tutti i bambini, perché? Perché non ci sono più i box, per cui abbiamo già noi consentito appunto di avere la possibilità di organizzarsi prima. E poi vanno al nido. E poi vanno al nido, certo. E quindi andando al nido per stare dietro dagli altri. Certo. Anamnesi familiare. La mamma è una scienziata affermata, lo zio è molto noto nel mondo informatico. Allora, non vuol dire che sia dato potenziale se si appartiene a una classe sociale elevata, assolutamente no. Io dico sempre il potenziale democratico, bisogna saperlo riconoscere, chiaro? Per accompagnarlo è molto probabile che le storie, io raccolgo proprio l'anamnesi, perché in alcuni casi quel nonno che era così, quel papà che era così, poi forse finora l'abbiamo un po' gestiti, adesso non li gestiamo più, per cui diventa anche davvero importante avere gli strumenti per poterli accompagnare bene. Lui sicuramente questo bambino è molto dotato, ma sempre su questo bambino, quando sono venuti da me, e io dico quando arrivano da me, spesso hanno fatto il giro delle 7 chiese, perché hanno fatto di
l'intervento c'è stato cominciato. Qui io sono stata la seconda scelta. E la valutazione è una valutazione appunto che è stata fatta con una WIPSI, che è lo strumento appunto per i piccoli, da 3. 148, allora la media è centro di direzione standard è 15. La WIPSI, io come dico, non l'avrei usata, allora adesso come dico è uscita la quarta, però la WIPSI plafonava molto, non sarà stata, perché proprio era è un test che risente molto degli aspetti culturali, per cui i nostri bambini sono molto mediatici, per cui anche solo il lessico in questo caso ti dà tutte le prove performanti. Per cui sicuramente non 148, però un potenziale, un altro potenziale qui era presente. I genitori sono spiazzati e preoccupati, ovviamente, cosa fanno? Per cui il neuropsichiatra, la bambina dice, no, qual è il problema? Nella vita riuscirà, non è proprio così scontato. Per cui loro mi chiedono, vengono da me dicendo, abbiamo cercato il mondo, veniamo da lei a chiedere come poterlo aiutare. E questo appunto, io dico sempre che il mantra che è mio è questo, io voglio che questi bambini siano felici, non mi interessa che abbiano tutti 10 o che diventino i prossimi 9, magari sono contribuito forse a rendergli la vita un po' più facile, ma voglio solo che siano felici, loro e i loro genitori. Ok, questo è un bambino di 7 anni, questo è un po' più veloce, però è più vicino a voi. Vive con i suoi genitori, fratelli 4 anni, in un piccolo centro a Sud Italia. La mamma è una bibliotecaria, il papà fa il rappresentante, mi piace spesso. Mamma, famiglia normale. Perché ci contattano? Perché a scuola questo bambino ha avuto un calo significativo del rendimento scolastico. L'età in cui arrivano i bambini in aumento mi sembra la media. Quando a scuola appunto loro cominciano a essere veramente diversi nel modo di imparare, nel modo di relazionarsi, sono molto positivi, contestano spesso i genitori e gli insegnanti. Comportamento problematico a casa e a scuola, anche qui non posso pensare che sia subito un altro potenziale. Incontro la famiglia e vedo che lui a scuola si rifiuta di rispondere alle domande della maestra e di essere interrogato perché teme di sbagliare, non perché non sa. C'è anche il perfezionismo con il quale talvolta questi bambini vanno in, diciamo, in lotta con se stessi. Ha una curiosità spiccata e diffusa, per cui sono il multiple choice, il pensiero arborescente che apre, continuamente aprono canali, e qui la scuola deve essere capace di dare delle risposte che vadano in profondità e la famiglia di non aprirli troppo, perché altrimenti il rischio è che questi bambini arrivino proprio ben venga, lo accompagni lei, andiamo in profondità di questa cosa, ma non ne apriamo altre 25, perché altrimenti rimane a un livello superficiale. È molto interessato al tema della morte. Mi spiace, però lei mi dà solo delle conferme. Oh, è terribile questa cosa, infatti è stato seguito per un paio di mesi dalla psicologa, certo, proprio perché aveva questi atteggiamenti depressivi. Certo. Internalizzano molto, vedono poi molto il mondo, per loro diventa davvero una sfida con la quale loro si devono mettere in gioco. La psicologa mi diceva, lui non ha, secondo, diciamo, la psicologa, un'idea di morte, ma secondo me ce l'aveva, nel senso di che per lui la morte era una separazione, una perdita totale. E questo lo metteva in crisi perché non riusciva a capire, ecco, come a un certo punto una persona può lasciarci, separarci. Più di una volta la notte mi chiedeva, mamma, ma tu quanti anni hai? Perché lui lo legava alla vecchiaia. E quanti anni hai? Ma quindi ci vuole ancora tanto tempo prima che tu muoia? Queste favolette prima di te morire? No, per, sì, anche questo, ecco, non mi metteva ansia la sua ossessione nei confronti. Poi il concetto di morte lo ripeteva anche sotto forma di scherzo, quasi per sdrammatizzare, certo, quello che lui, per lui era fonte di dolore, immagino, perché giocava in un punto come fosse un intercalare, inseriva la parola morte. Mia figlia, la più piccola, che
sei così bella, ma quando muori? Sì. Che è detto per avere un controllo, è per avere un controllo, cioè lui lo fa per avere un controllo sui suoi pensieri, che sono pensieri appunto che si parla proprio di dominazione del pensiero, un pensiero costante. Sicuramente spaventa, nel senso non solo, ma può spaventare anche, io immagino, qualche volta gli insegnanti. Insegnanti. Sono spiazzati, poi pensano, sono i genitori che gli mettono in mente queste cose, perché poi c'è anche tutto, perché poi questi bambini talvolta arrivano appunto anche a fare delle domande un po' provocatorie, talvolta al di là di quelle che dovrebbero essere del loro livello, per cui le persone dicono sono i genitori che le hanno compatte. Non è vero, ve lo posso assicurare, che sono così questi bambini. Gioca spesso solo, fatica a negoziare la felicità l'unica con i pari e spesso è coinvolto in conflitti, spesso sono vittime di bullismo. Durante l'intervallo questi bambini preferiscono stare in casa e stare in classe, leggere, fare disegni, per cui cercare di trovare la possibilità di integrarsi insieme agli altri. Mi ricordo che qualche anno fa un bambino aveva creato gravi problemi durante l'intervallo perché c'erano le chiacchiere di Yu-Gi-Oh, adesso ci sarà qualcos'altro, e lui aveva inventato delle regole per giocare a queste carte troppo complesse che aveva in mente solo lui, facendo dei calcoli incredibili, per cui tutte le volte che giocavano erano scazzottate. Per cui abbiamo proposto appunto alla scuola di fare in modo che fosse un divieto di portare a scuola quelle carte, però durante l'intervallo si facevano altre attività, un cacciavalina era stato preso, delle attività in cui tutti i bambini potevano fare delle cose che non erano, devo dire così, complicate proprio. Cerca spesso la compagnia di anche lui di questi studenti, insegnanti, nonni, amici dei genitori, fatica a seguire le regole sia a casa che a scuola e contesta spesso. L'altro poi fa i capricci, è inconsolabile perché è piccolino, più grande li mette veramente in croce. Anche qui il tratto, le parole molto precoci, il bambino sa già leggere all'età di 4 anni, non gliel'ha insegnato nessuno, però certo, tutti i genitori quando il bambino appunto vede, associa delle lettere, gliele rimandiamo, che cos'è, e lo mette insieme, il bambino con sviluppo normale, lo mette insieme, dice, ah, si riconosce una a una, l'altro fa le ipotesi e le legge. Fa calcoli semplici, da sempre ha difficoltà con l'alimentazione. Sono anche molto settoriali, spesso mangiano solo cose di un colore, quando mangiano solo le cose gialle. Cioè, non può esserci tutto giallo, la banana, le patatine, però dobbiamo andare anche su qualcos'altro. Hanno i rumori, ad esempio, la mensa per loro talvolta diventa un problema, per cui in alcuni casi, ad esempio, metto un altro bambino che è inserito appunto alla scuola primaria, che questo bambino che non era stato scolarizzato nell'infanzia per una scelta della famiglia. Scelta famiglia molto particolare perché la mamma era iraniana, per cui il bambino parlava in farsi, oltre che in italiano e in inglese. Pertanto in questo caso, non essendo stato scolarizzato, come fai a portarlo ad andare a scuola da oggi a domani? L'abbiamo accompagnato l'ultimo anno, che dovrebbe essere per lui dell'infanzia, con attività sportiva, ma cosa ha scelto? Il karate, cioè vale a dire una attività individuale, però perlomeno c'era già un contesto. L'inserimento a scuola con la dirigente abbiamo deciso appunto e con gli insegnanti di farlo graduale. Il bambino è arrivato il bambino ha partecipato inizialmente 3 giorni alla settimana solo mattino, per cui con anche la possibilità di adattarsi, e progressivamente abbiamo accompagnato appunto l'ingresso nel secondo quadrimestre solo con la mensa e non tutti i giorni, perché anche in quel caso quello era molto settoriale nei cibi, un po' anche per tipo di cultura ovviamente, per cui abbiamo veramente un lavoro, cioè così, non di talvolta bisogna con questi bambini, però siamo riusciti. Il problema era la socializzazione, lui non ha mai fatto socializzato,
E allora la scuola, questa era di mia figlia, e la scuola iniziava quell'anno, 2 anni fa, penso, sì. Era un venerdì, per cui la scuola, l'insegnante, il sabato ha aperto, cioè ha aperto la scuola, ha fatto una giornata di accoglienza, per cui il venerdì, il primo giorno, sono poche ore, il secondo giorno lei ha fatto una giornata di accoglienza in riva, c'è un parco con un fiume, per incontrare tutti i genitori e in modo tale che i bambini si potessero incontrare per accompagnare, può essere, cioè, una scuola piccola, non hai 500 bambini, hai 100 bambini al massimo, per cui riesci a gestirlo. E questa secondo me è stata una bella strategia che abbiamo. È faticoso tutte le volte. Fammi poi passare un'altra cosa importante, oltre a metterlo nel TOEFL, che poi verrà, potrà essere ovviamente raccolto e letto dai genitori, è importante fare degli incontri di sensibilizzazione, fare degli incontri di sensibilizzazione per i genitori, per cui, perché ad esempio, questo tema, uno dei temi che la scuola affronta è il tema dell'autopotenziale, perché in questo modo se si verificano in classe situazioni di accelerazioni o bambini appunto che hanno dei percorsi leggermente diversi, questo non crea situazioni appunto di squilibrio con gli altri. Da sempre dorme poco, fatica ad addormentarsi, questo abbiamo detto, si chiama sonno paradossale. In questo caso il nonno paterno fisico, i fratelli li fanno tutti i lavori di grande responsabilità, sono degli artisti. Per cui un altro tema che esce è la dimensione creativa. La dimensione creativa vedremo com'è centrale per questi bambini, che non vuol dire la creatività, il bello, il disegno bello. Spesso è un disegno narrativo, è un disegno molto pasticciato, ma molto pieno di cose. Poi sicuramente questo bambino è un bambino appunto anche questo che poi abbiamo accompagnato, seguito insieme. Per cui conosciamo questi bambini. Conosciamo state una domanda. Certo. Allora, delle curiosità, perché nascono così dotati? Allora, lei ci ha fatto vedere questi casi, c'è molta familiarità, certo, con una persona. Sì. Allora, grandi stimoli da parte della famiglia, del contorno, per quale motivo c'è, allora, veramente? C'è una curiosità. Allora, c'è una dimensione genetica fondamentale, bravo, quindi questa è data. C'è una dimensione epigenetica, cioè contestuale, sulla quale penso che verrà a parlare di questo la Lucangeli, sulla quale appunto noi stiamo molto lavorando a livello internazionale, voglio dire. In questi giorni c'è il Festival della Scienza Medica a Bologna. E uno dei temi che verrà affrontato è la dimensione neuropsicologica e il contesto ambientale, come gli ambienti e il contesto, i supporti, diciamo, contestuali possono davvero cambiare le traiettorie di vita delle persone. Per cui questo è tanto vero che noi stiamo facendo adesso una ricerca che devo dire trova poca risposta ancora nel cercare di chiedere ai genitori dei bambini che abbiamo valutato, che sono stati valutati, sono poi arrivati da noi, se vogliono loro sottoporsi a una valutazione, perché in questo caso andremo a vedere davvero quant'è la percentuale di. Devo dire, io l'ho lanciato, perché è una ricerca che stiamo facendo con le colleghe, pensavo di avere maggiore risposta. Tutti dicono che bello, che bello, poi però nessuno si vuole mettere in gioco. Io ho detto a un certo punto, tanto ormai sei lì, cioè, capisci? Le fatiche che hai avuto prima, ormai tutta tua è la consapevolezza. E vengo proprio da una giornata dove ho incontrato una mamma che è venuta, ha avuto una conferma qui, e lei mi ha detto: io la ringrazio perché da quando io ho questa consapevolezza ho la mente che va a 3.000, molto di più rispetto a prima, ma giustifico alcuni miei comportamenti che spesso erano di internalizzazione, donna, femmina. Vedremo come le femmine spesso arrivano appunto a nascondere il loro potenziale, perché sembra appunto di essere un po' più presuntuosi, vantarsi. Per cui ecco, su questo dobbiamo invece avere la capacità di gestire bene questa situazione. Posso fare, certo, domande? Sono delle riflessioni su quello che ho visto.
questo. Come insegnante ho trovato che ci sono delle grossissime difficoltà relazionali con i genitori, perché i genitori rimangono spaventati, cioè proprio spaventati. E c'è la necessità, secondo me, proprio a livello legislativo, questa è la mia considerazione, comunque di un professionista che venga a scuola. Perché è vero che io, ad esempio, ho un percorso, sono laureata, mi sono formata, ma quando ti parli con i genitori, la prima cosa che il genitore dice: lei è solo una maestra. Prima di tutto sono spaventatissimi, perché io ad esempio ne ho due, io sono entrata in questa classe in terza, lavoro su una classe che è molto bassa, con queste due potenzialità, che sono dei bambini molto dati. Sono riuscita con una famiglia a mandarli in neuropsichiatria, ahimè gli hanno fatto una diagnosi di dislessia, il bambino in classe da me non fa altro che leggere dalla mattina alla sera cose scientifiche, completamente distaccato da quello che faccio io, perché non gli interessa proprio che io spiego l'articolo d'aggettivo, perché lui si sta facendo tutti dei progetti che non le dico, sta organizzando un viaggio in Europa con un suo camion, di sponsorizzazione, fa delle cose e io mi rendo conto che non sono io che va a stare dietro a lui, perché effettivamente dovrei interessarlo diversamente. Parlato con i genitori, due ingegneri, i genitori pensano di avere un prodotto difettoso. Anche io come insegnante sono costretta a dargli sempre 10 per far capire ai genitori che non hanno un prodotto difettoso ma è ben altro, e loro non riescono comunque ad accettare, con la mamma dei sensi di colpa terrificanti, perché lei che ha generato questo prodotto che loro ritengono difettoso, che in realtà non è così. Quindi a livello legislativo io mi chiedo, non c'è, allora, cioè, non c'è ancora specialista, non c'è ancora nulla. Questa è una proposta di legge, come dico, potrebbe anche non essere, basterebbe mettere nelle linee guida, che dice che è necessario istituire una figura di referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo, che deve essere individuato in tutte le istituzioni scolastiche, e la formazione appunto deve essere però psicologica. L'ennesimo referente, no, no, questo, questo dovrebbe essere però, secondo me, allora io sto anche lavorando per un'altra cosa, che è quella della, dello psicologo scolastico, dove secondo me l'idea dovrebbe essere all'interno delle USR istituire dei team di psicologi, perché non è necessario, lo psicologo scolastico non può essere un tuttologo, perché anche nella scuola ci sono delle specificità. Per cui se venissero distaccati a livello di OST delle equip che possono farsi carico sulle diverse, dire, caratteristiche e anche i problemi che le scuole hanno di percorsi di accompagnamento, questa sarebbe la soluzione. Purtroppo, come dico, io lo sto facendo laddove ho la scuola, quel bambino che ho detto prima di Reggio Emilia. Sì, di Reggio Emilia, abbiamo appunto io la mia collaboratrice, che appunto abbiamo una convenzione con la scuola, per cui è lei che a scuola, questo percorso l'ha accompagnato. Lei, i genitori li accompagnerei insieme agli insegnanti, perché poi questi genitori, non scolarizzandolo prima, giocano molto sulla scuola, qualche, devo dire, difficoltà. Per cui tutte le volte che deve parlare con la dirigente, con la dirigente c'è anche la mia collaboratrice, che ovviamente li accompagna. È un lavoro certosino, che però è un lavoro che sta portando frutti. Lo stesso l'abbiamo anche su Milano, su Milano parliamo di più facile, insomma, 30 km, e anche lì io in alcune scuole proprio distaccato dalle figure, che poi la scuola, certo, purtroppo sono confondi che la scuola deve distrarre da altro, le nostre convenzioni sono sempre fatte all'interno appunto dell'università, che ti consente di avere anche una, devo dire, una possibilità di agganciare non solo la situazione, ma dare poi una risposta anche più integrata alla scuola, perché il problema non è lavoro su quel bambino, lavoro su quel bambino per dare gli strumenti agli insegnanti per la classe, perché non sempre gli psicologi che talvolta vengono in classe perché sono quelli del suo caratteristiche che hanno i bambini, spesso lavorano solo sul bambino. Vengono, incontrano voi, ma non c'è un incontro dove vi danno anche delle proposte più generalizzate. Questo, la fatica, poi un'altra cosa che raccolgo da lei, la fatica dei genitori. La fatica dei genitori, tant'è vero che noi lo scorso anno abbiamo istituito questo fare il training, per cui una volta al mese facciamo dei laboratori a Pavia,
laboratori STIMA, l'acronimo STIMA sta per STEAM, per cui le discipline scientifiche e artistiche mediate dall'italiano e dall'inglese, perché viene veicolato in lingua, e valutazione, sicurezza, talento, intelligenza emotiva, motivazione e autostima. Questi laboratori vengono fatti una volta al mese, adesso avremo molecole a merenda, c'è un farmacologo che verrà appunto a fare il lavoro con questi bambini. La scorsa settimana, ci sono state due settimane fa, abbiamo avuto invece un laboratorio di robotica fatto dai ragazzi che hanno partecipato a un contest della Lego, che hanno, loro, c'è stato, lo vedremo sui giornali, un gruppo è andato a Houston, no, questi qua erano della provincia appunto della zona vicino a noi, non sono andati a Houston, però sono andati a Rovereto, hanno vinto il primo premio nazionale, e sono venuti a fare loro da formatori i nostri bambini facendo appunto un laboratorio di robotica. Ma tutti questi laboratori che vengono fatti sono integrati con prima una parte emotiva, per cui i bambini che vengono da Italia devono fare delle attività con un interesse che li gratifica, però dall'altro lato noi, la presenza dei nostri laboratori ci consente poi di costruire, di mandare alla scuola una piccola valutazione, ovviamente non devi fare uno, devi fare almeno tre o quattro, per vedere se c'è un percorso, dove noi andiamo a valutare l'impegno, la capacità appunto di stare dentro nel gruppo, la capacità di gestire le regole, per cui come hai imparato. E questo poi diventa il profilo dei laboratori STIMA che vengono a integrare la valutazione scolastica dei bambini. Noi stiamo costruendo il portfolio dei talenti, che è un percorso integrato che mette insieme diversi anche elementi di valutazione che la 107 si dice si può fare, per cui parla di continuità scuola extra scuola, per cui tutto quello che viene fatto fuori può essere portato dentro nella scuola. E pertanto il bambino che viene qua, perché sto pensando ad un altro bambino che era un'altra attività che abbiamo fatto, era lì come genetisti, un menù da genetisti, e avevano con una scienziata estratto il DNA di un frutto. E un bambino che va a scuola con la pipetta il lunedì e la porta a scuola, la maestra cambia ovviamente la lezione viene fatta a partire da come è arrivato a portare quella pipetta con dentro il DNA della banana e come ci è arrivato, e da lì diventa anche un modo per coinvolgere questi bambini, dargli un ruolo che però non è il primo della classe. Questo stimola anche gli altri, non è che sia un gioco, diventa proprio un elemento per cui fare in modo che questi bambini possano davvero vedere continuità tra il loro modo di essere a 3.000, agire fuori e a scuola talvolta vengono un po' ridotti. Per cui dobbiamo aiutare, non vuol dire accelerarli pure, sia chiaro, vuol dire metterli in equilibrio, questo è un altro aspetto sul quale è importante. Adesso io ho un video che è una testimonianza di un genitore che vi racconta in breve alcune caratteristiche, perché quando i genitori mettono me, io dico che hanno letto il mondo, e spesso nelle loro mail o nelle loro presentazioni al bambino io vedo tutte le caratteristiche che io ho studiato. Questo è un genitore, sono 10 minuti ma ne faremo solo un primo pezzo, poi parla di me, per cui non ve lo dico. No, dice che ti ha incontrato, va bene. È una storia un po' forte, non è molto interessante, potrebbe essere accusato come così per strumento osservativo. Va da un mese a 11 anni, per cui la vostra fascia d'età la copre bene, e è uno strumento che può essere somministrato a una checklist dagli educatori o dagli insegnanti, per vedere appunto la facilità o la difficoltà del bambino attraverso gli scatti umorali, attraverso la novità, per cui l'inizio della novità. La scuola deve essere capace di intercettare il bambino su cose nuove, non troppo nuove, perché altrimenti diventano per loro, potrebbero diventare poco gestibili. C'è tutta la parte relativa anche, sono 5 aree, la parte relativa a come il bambino percepisce anche la circadianità, per cui anche i tempi e i routine devono essere ben chiari. A questi bambini bisogna per forza, rispetto agli
noi la dobbiamo dare, per cui le routine a questi bambini devono essere maggiormente sollecitate, perché non dobbiamo cambiargli troppo le routine o aspettare che loro si organizzino, no, non ce la fanno. Queste sono proprio caratteristiche che noi osserviamo in questi bambini. Ma ancora, si è visto come c'è anche una maggiore, devo dire, plasticità e ricettività di questi bambini agli stimoli, per cui spesso rispetto ai bambini che sono inseriti in un contesto normale, gli altri non arrivano a leggere, questi arrivano a leggere, gli altri non arrivano a fare il conto, questi arrivano a fare il conto, ma non perché l'autodegenitore che gli hanno insegnato, ma perché hanno utilizzato, diciamo, gli stimoli e organizzati appunto in modo strategico. Non solo, abbiamo poi che rispetto al passato, no? Il nostro mondo che è sovrasollecitante, no? Già in età precoce possa far aumentare il... cioè l'effetto Flynn. L'effetto Flynn è l'effetto che ha dimostrato come il potenziale sia migliorato grazie alla scolarizzazione, perché sappiamo appunto che l'accesso a strumenti culturali è sicuramente un elemento che garantisce una maggiore salute, chiaro, e dall'altro aumenta. Questo in parte è vero, perché tutti i nostri bambini arrivano comunque già con una... bagaglio culturale, non sono questo super, lo volevo leggere in primo, se c'è no, lo faccio vedere una cosa che vedo qua, proprio su questo fatto qua. Cioè, comunque ci sono una serie di studi che fanno vedere come in Italia la validazione di questi strumenti che misurano l'intelligenza sia in alcuni casi sovrastimata. Per cui dobbiamo anche noi rivedere meglio queste le valutazioni che facciamo, perché dobbiamo anche andare a individuare realmente come questi bambini abbiano la possibilità non di manifestare un potenziale, ma di mantenere un potenziale. Perché quello che succede spesso è che i bambini a scuola arrivano imparati, io dico. C'è stato già qualche ipotesi linguistica, ce l'hanno. Tuttavia non sono capaci poi di organizzare e di arrivare appunto ad avere un atteggiamento appunto strategico anche nei confronti di quello. Per cui, se da un lato è vero che tutti sono più accelerati, però qualcuno riesce poi a integrare, qualcun altro ha bisogno giustamente del percorso di accompagnamento. Perché, come dice qui, i segnali che arrivano dall'ambiente esterno passano lungo i centri del talamo, per cui i centri del controllo, e arrivano, sono molto più organizzati. Vedremo come il corpo calloso, che è quell'organo che consente il trasferimento delle informazioni da un emisfero all'altro, abbia una maggiore velocità nell'elaborazione. E questi sono bambini che ci arrivano prima perché hanno, devo dire, anche delle caratteristiche. La corteccia prefrontale sembra subito essere fortemente interessata alle novità, per cui sono bambini che sono desiderosi di conoscere, di sapere. Quello che noi dobbiamo fare è accontentarci di dargli la risposta, ma dobbiamo far sì che loro vadano in profondità, altrimenti loro hanno un sapere che è molto superficiale ma poco profondo, per cui fino alla scuola media non hanno problemi, poi questi bambini non sono capaci di organizzare i contenuti. Qui dobbiamo i drop out capaci, che sono la dispersione scolastica che noi osserviamo nei ragazzi dai 15 ai 17 anni, spesso sono ragazzi che hanno altro potenziale. Per cui ormai c'è un dato che è dato per scontato, il fatto che ci sia una stretta relazione tra fattori neuroanatomici, comportamentali, genetici, socioculturali, familiari e influenze ambientali. Questi sono gli studi, guardate, li ha fatti autori che li richiedono, Bloom, la tassonomia di Bloom, che è stata rivista nel 2005, la prima tassonomia chiude con la memorizzazione, la revisione con la creazione, per cui il processo di apprendimento è un processo creativo, io non ricordo ma costruisco delle conoscenze.
conoscenze. Questa è la prospettiva socio-costruttivista che ci ha permesso di rileggere l'apprendimento non come una modificazione permanente del comportamento, ma come una co-costruzione di conoscenze. Questo per tutti. Certo, per questi bambini diventa molto più, immediato avere la possibilità di cogliere gli stimoli ambientali e di inserirli su una base che è geneticamente molto più disponibile. Ma negli ultimi 15 anni, come ci dice Pfeiffer, Pfeiffer è l'autore delle GRS, quelle scale che vi ho detto poi vi presenterò, l'Interactive Scale, che è questa scala per l'individuazione su una checklist per gli insegnanti, per cui è un psicologo della Duke University che ha lavorato e sta lavorando proprio nel cercare, appunto anche da noi a Pavia, nel cercare di dare delle giuste risposte e tematizzare completamente questo tema. Dice, negli ultimi 15 anni molti studi si stanno a livello internazionale, e devo dire anche in Italia, cominciano ad esserci, sulla necessità di identificare precocemente. Identificare precocemente per evitare, ad esempio, tutte situazioni di disagio scolastico, tutte situazioni di dropout. Ecco perché parlavo prima di un calcolo economico che può essere adeguatamente gestito e individuare il potenziale, permette di innalzare più di un paese, permette anche di evitare di distrarre delle risorse per gestire situazioni di diciamo analfabetismo funzionale piuttosto che situazioni di dropout di persone che non sono state adeguatamente appunto accompagnate. Questo è un aspetto importante e la scuola secondo me ha una responsabilità grossa, per cui ecco perché dico che voi non dovete fare un psicologo, non dovete fare una valutazione, ma con questi strumenti avete una, mettete una lente per dire guarda, forse possiamo pensare di proporre una didattica diversa, possiamo pensare di accelerare o no il percorso e così via. Per cui tutto questo vedremo che mette molto l'accento su una dimensione genetica versus l'epigenetica. Il ruolo del contesto oggi è fondamentale e gli studi di neuroimaging ci fanno vedere come queste caratteristiche abbiano anche delle evidenze neurologiche importanti. Ma in altri casi, pensate, questi studi, cerco sempre di giustificare quelli che dico con qualche autore, in modo tale che se volete potete andare a cercare conferma, ma non è il mio modo di vedere, è tutto documentato. Alcune strutture cerebrali che sono necessarie per l'apprendimento, come l'ippocampo, sembrano essere molto più aperte alle esperienze, per cui questi bambini hanno una maggiore predisposizione, per cui non è che sono bambini che si perdono, sono bambini che hanno bisogno di essere giustamente nutriti, cioè si parla di neurotrasmettitori. Sicuramente natura o cultura? Allora, come dice il NAG è l'associazione National Association for Gifted Children, l'associazione americana che si occupa di progettazione e che nel 1970 ha individuato, vedremo poi con la definizione, quali erano le caratteristiche di alto potenziale. Nel 2011 dice, guardate che la giftedness, il termine inglese è molto evocativo, cioè il dono, qualcosa che ti è capitato, la paura dei genitori spesso è anche quella di dire e adesso cosa faccio? Io non ero preparato a gestire un bambino di questo genere. Quando io dico ai genitori, vengono in valutazione, per cui qualche idea ce l'hanno e confermo se il bambino ha dato potenziale, mi dicono non me lo doveva dire perché adesso il cammino diventa difficile e diventa difficile per loro accettare e condividere anche con gli altri, con i parenti. E spesso appunto pensano che tu sia il desertato, per cui diventa davvero uno stigma, una cosa che è un dono potrebbe essere avere una medaglia di coerenza e una medaglia di fatto. Per cui la fitness non deve essere confusa con il modo con cui viene misurata, il cui, e quello dico agli psicologi, certamente è fondamentale, ma il cui da solo non è garanzia appunto di solo autopotenziale, devo anche andare a lavorare su altre dimensioni.
per cui natura o neotrans, nature o neotrans, l'alimentare, il dare il giusto nutrimento, anche in questo caso non acceleriamo di troppo. Qui il ruolo dei geni gioca un ruolo fondamentale, anche qui c'è una, come dicevo, è vero, l'intelligenza è migliorata perché sono migliorati gli stimoli e ci sono appunto più stimolazioni che non fanno l'età, perché attivare, devo dire, questo meccanismo meraviglioso del nostro funzionamento cerebrale, di cui sappiamo però molto poco. Quali sono i correlati neuronali? Maggiore velocità nell'efficienza della funzione prefrontale. La funzione prefrontale è la funzione che governa il giudizio, è la funzione che solitamente noi sviluppiamo tra la preadolescenza e l'adolescenza. Ecco perché questi bambini parlano di morte, ecco perché questi bambini hanno, sono molto internalizzano molto, perché sono bambini già molto avanti con il pensiero che prende in conto un bambino, e questo è da tenere in asse. Il talento è un risultato eccezionale nell'interazione che si viene a creare tra un comportamento che è finalizzato a un obiettivo, e spesso però loro hanno degli obiettivi di cui non ne sono consapevoli. Ecco perché dobbiamo allora aiutarli a pianificare il loro pensiero. Noi abbiamo messo a punto uno strumento che è il quaderno del pensiero. Il quaderno del pensiero è uno strumento, un diario, che consente ai bambini, che può essere utilizzato nella classe, non solo con il bambino, di partire appunto dalla, prima di affrontare un compito, prima di affrontare un argomento, cosa so, cosa non so, cosa vorrei sapere. Detto molto brevemente, è un percorso molto più complesso, molto più ricco, però diventa importante che dare a questi bambini la consapevolezza anche di dove poter inserire i nuovi contenuti all'interno del, diciamo, conoscenze e convinzioni che loro hanno del mondo, che hanno spesso preso in modo inconsapevole, per cui dobbiamo lavorare su una dimensione di consapevolezza. Sono bambini poco metacognitivi. Il papà parlava di bambino che ha una difficoltà di focus. La difficoltà di focus è la difficoltà talvolta di essere di attenzione, per cui talvolta vengono anche letti come bambini con un disturbo dell'attenzione. Non è un disturbo dell'attenzione, è una capacità che hanno, ad esempio, nella velocità di elaborazione, nella working memory, che sono quelle strutture che sono deputate a consentirci di organizzare bene gli apprendimenti, non funzionano in modo consapevole. Per cui abbiamo messo a punto adesso una serie di laboratori metacognitivi che svolgiamo al di là dell'orario scolastico, per cui ovviamente a questo magari si può pensare anche in alcune scuole, l'abbiamo proposto come attività integrativa, non per tutta la scuola, per cui il pomeriggio finita la scuola, noi facciamo l'università per gli 8 e per 10 anni, dalle 5 alle 6 e mezza, gruppi di 4-5 bambini, non di più, per cui diventa anche un lavoro proprio un po' tailoring su questi bambini che spesso appunto hanno queste difficoltà nella concentrazione. Lavorando su, il primo incontro è autostima, autoefficacia, consapevolezza di sé, che spesso è la dimensione della quale loro difettano, per cui dobbiamo aiutarli. L'altra cosa che io dico sempre ai genitori, quando noi facciamo la valutazione e la restituzione, c'è una fase appunto, un colloquio di restituzione, in cui noi raccontiamo ai genitori che cosa abbiamo visto di questo bambino. Successivamente gli diamo la relazione, non la diamo contestualmente, perché devono anche loro rendersi conto, arrivare una settimana dopo, se è chiaro. E contestualmente però abbiamo subito, quando abbiamo la prima relazione, il primo restituzione alla famiglia, la valutazione per la scuola, proprio perché loro si devono attivare e dirlo alla scuola. Per cui, come abbiamo detto, che abbiamo in classe un bambino di SA, abbiamo in classe un bambino appunto ADHD, diciamo anche che abbiamo in classe un bambino ad alto potenziale, che non significa giustificare il fatto che lui abbia magari una programmazione differenziata. C'è la differenziata come ce l'ha quell'altro, e questo vuol dire allora dare anche a lui la consapevolezza del suo essere talvolta diverso rispetto agli altri, ma perché ha una modalità di funzionamento diversa. Non tutti i genitori
sono pronti a, ad accogliere questo. In alcuni casi l'insegnante ha paura, paura degli altri genitori. Perché? Perché talvolta gli altri genitori vivono male questa situazione. Ecco perché dico è importante far conoscere una sensibilizzazione. Questo potrebbe essere un aspetto sul quale si riduce la differenza. La seconda incontro è sul metodo di studio. Perché? Perché non sanno studiare, hanno una buona capacità di memoria e questo gli consente loro di una buona affabulazione, dico sono degli affabulatori, perché hanno una competenza verbale molto sviluppata, per cui fino alla scuola media funzionano, sono adeguati. In classe voi li prendete perché state spiegando, loro fanno altro e loro sono sul pezzo. Sempre. Però poi a casa non vogliono fare i compiti. Poi a casa, allora il compito a casa non deve essere la ripetizione di quello che lì già fa, deve essere un allenamento, deve fare qualcosa in più, vedremo. Per cui abbiamo imparato le tabelline, benissimo, allora tu a casa invece di studiare, vedo, dobbiamo imparare le tabelline, pertanto anziché tu a casa imparare le tabelline che sai già, mi costruisci un problema con la tabellina del 3. Mi costruisci un gioco dove ad esempio l'uso del tabellino può essere utilizzato. Io quindi sfido cognitivamente, però gli do la possibilità di essere accompagnati ad avere anche un controllo. Il terzo incontro è sulle funzioni esecutive, l'attenzione, la perseveranza, la concentrazione. Sono laboratori che cercano di accompagnare i bambini ad avere un apprendimento strategico, però prima parte dalla motivazione, dall'autostima, dal metodo di studio, funzioni esecutive, comprensione e gestione delle emozioni, il quarto incontro, perché spesso davanti a un fallimento, al 10 che devo avere, perché io mi ero immaginato, l'ho preso 8, perché forse non ho risposto, perché magari l'ho fatto in modo troppo, devo dire, superficiale, non riesco a gestire questo, e allora devo lavorare su questa dimensione. E l'ultimo è l'attribuzione di causa e problem solving, per cui l'autoregolazione, per cui sono tutti laboratori e stiamo mettendo a punto adesso degli strumenti che poi entreranno in un libro di didattica che stiamo costruendo. Io ho una domanda, perché da quello che ha raccontato sembra facile identificare una condizione di grandi capacità di ragionamento, arrivare prima a parlare, però tutte situazioni che possiamo verificare quando questi sono di limite abbastanza piccoli. Poi con lo strumento lo vediamo. Ok, perché in realtà quello che sto pensando ai miei studenti che sono della secondaria, in primo grado, e penso che ci sono, immagino, adesso non era un mio conto, non c'era un altro momento, soprattutto. Questo va dai 6 ai 13 anni, per cui faccio strumento lì. Li rivedo tanto, soprattutto nella descrizione che ha fatto della curiosità, però non in intelligenza prorompente, è questo che non ho capito, se grande curiosità, grande superficialità, che sembra che le cose corsino assolutamente, perché non sia possibile essere curiosa ma poi non voler andare dentro l'argomento, e poi queste grosse difficoltà nel mantenere la concentrazione, mantenere degli schemi prefissati, questo essere così tanto contestatori e avere grosse difficoltà nella gestione delle emotività. Perché sto pensando a due ragazzi di una classe che sono molto curiosi, abbastanza brillanti, ma non geniali. Certo. Ma dobbiamo capire bene che cosa si intende. Ecco, poi faccio vedere la differenza tra il bambino brillante e il bambino alto potenziale. Io non uso mai l'espressione genialità, mi arrabbio quando i giornalisti la usano, perché la genialità noi l'abbiamo in mente come qualcosa di eccesso. Sì. L'alto potenziale è qualcosa invece è un funzionamento. È questo che dobbiamo, cioè non abbiamo tutti dei premi Nobel, chiaro, ma abbiamo delle persone che utilizzano bene e dovrebbero saper bene utilizzare il loro potenziale per gestire situazioni, devo dire, personali, ma anche situazioni, appunto, problemi. Questo strumento che poi vi presenterò, vi dico solo, non vado a vedere quelle caratteristiche che sono dei bambini piccoli, ma qui vado a vedere sull'intelligenza, risolve problemi velocemente, apprende velocemente, coglie o applica conoscenze per progressi alla soluzione dei problemi.
problemi, perché sono item di questo genere che le ragazze andranno bene. Poi ve li faccio vedere area per area. Qui sicuramente ci sono, devo dire, tutte queste evidenze neurologiche che ci consentono appunto di vedere come il funzionamento sia anche una base ereditaria, questa non ci si scappa, tuttavia perché venga mantenuta è necessario pratica e duro lavoro, cioè devono fare fatica questi bambini. Il rischio è che questi bambini vivano la scuola come troppo facile, per cui inizialmente arrivano carichi in prima, si vedono che loro sanno già scrivere intanto che gli altri arrivano a mettere insieme le letterine, e allora devono lì da subito fare in modo, non necessariamente devo spostare tutti in seconda, sia chiaro, non sono qua per accelerare tutti, però posso davvero fare con loro una programmazione diversa, e questo lo posso fare all'interno della classe attraverso la modalità che vi presenterò, che sono quelle della compartizione dell'apprendimento, sono quelle della differenziazione, che sono tutte metodologie inclusive. La differenziazione che la Thompson presenta viene presentata anche laddove c'è un bambino che ha un funzionamento limite, per cui sono tutte, vale a dire, proporre delle attività che hanno dove l'obiettivo, tutti devono raggiungere gli stessi obiettivi con livelli di profondità diversa. Qui dobbiamo, questo proprio mettere in evidenza gli aspetti che ci danno conto che il potenziale non è solo in condizione, io ho messo un costrutto multidimensionale, per cui devo tenere in considerazione diversi aspetti. Brevemente, velocità di trasmissione, ecco perché sono molto accelerati, deficit di attenzione latente, per cui riescono a difficoltà di focus, vuol dire, eccessiva attivazione dell'emisfero destro. L'emisfero destro è l'emisfero della spazialità, ecco perché loro sono molto più capaci a fare delle differenze spaziali che delle differenze verbali. Trasferimento più veloce dell'informazione attraverso il corpo calloso. Tra la corteccia prefrontale e il lobo parietale, maggiore attivazione di aree cerebrali, perché si attivano più aree, maggiore attivazione di diverse aree del cervello, per cui loro usano, noi abbiamo le aree di cervello che sottoutilizziamo, per cui abbiamo appunto delle aree che proprio lasciamo molto sullo sfondo, e questi bambini invece le hanno già attive tutte, per cui hanno un maggiore, diciamo, risonanza proprio dentro di eccitazioni. Il funzionamento cerebrale di un kit c'è una maggiore attivazione del lobo parietale, che è conosciuto per essere largamente inconscio automatico. Ecco perché spesso questi bambini arrivano a fare delle cose e non sanno come ci sono arrivati. Sono più, osano di più. Tra i meno dotati, la maggiore attivazione del lobo frontale invece è quella della progressione, per cui la scuola, noi procediamo per gradi, anche con l'indicazione nazionale, noi dobbiamo portare tutti a raggiungere dei traguardi che possono essere differenziati sulla base delle tipologie, delle strategie di apprendimento, dei profili di apprendimento, e questo però noi li accompagniamo. Quelli là ci arrivano subito ma non sanno come sono arrivati. Questo è un po' il problema. Quindi, sono chiamati visual spatial learner. Ecco perché privilegiano per lo più attività che sono attività quali la scienza, materie come la scienza, quali la matematica e quant'altro. Sono bambini adesso, poi diventeranno degli adulti. Qui se non li aiutiamo adesso rischiano poi di avere queste, diciamo, modalità di comportamento che si permangono. Tendono a considerare concetti e idee complesse, che se da un lato va bene, però rischia appunto di creare anche sovraffettificamento, per cui queste idee complesse o le facciamo andare in profondità o rimangono a un livello troppo superficiale. Eccezionale capacità nel comprendere e utilizzare le relazioni spaziali. Loro sono molto più capaci a creare appunto link tra gli argomenti rispetto appunto a una descrizione in sequenza. Spesso io dico, questi bambini sono anche molto un po' buffi, un po'
po' impacciati, e quando io dico, ma fa un po' di attività sportiva, mi dico ai genitori, ma il calcio non lo vuol fare, a lui non piace il calcio, perché? Perché proprio sono scoordinati, però sarebbero essere degli ottimi allenatori, perché le strategie potrebbero mettere in atto, per cui se vogliamo fare quel gioco del calcio, ma anche altre attività, però se vogliamo fare in modo che lui abbia un ruolo di questo genere. In questo modo non viene messo continuamente nella condizione di vedersi frustrato perché è incapace di usare e di coordinare le sue gambe, ma nel contempo è capace di trovare strategie. Pensiero intuitivo, pertanto, immaginazione vivida, questi sono continuamente alla ricerca anche di nuovi stimoli, per cui spesso vengono considerati bambini un po' bizzarri. Predilezione per le attività artistiche, che non sono l'attività di coloritura, la scuola dell'infanzia, ma anche in scuola primaria, il disegnare e colorare soprattutto per loro diventa una fatica, per cui perché dobbiamo farli colorare? Capisco, dite, ma c'è magari il controllo, devono imparare appunto anche ad avere una capacità di gestione anche degli spazi. Certo, portiamoli a fare questo, ma non imponiamoglielo. Certo, molta tocca in economia, si può usare. Penso che usate già, soprattutto con bambini con fragilità, quando io dico che è una medaglia a due facce, spesso alcuni strumenti compensativi possono essere quelli che uso per una disgrazia, per una dislessia, in alcuni casi possiamo usare anche per loro, anche perché la comorbidità è abbastanza presente. Pensatori compulsivi, qui invece fa un puzzle a 3 anni e mezzo di 150 pezzi, quando gli altri arrivano forse a 20. E questo è un modo, è un mio punto che va avanti. Quindi, andiamo in rovescio della medaglia. Pessimi ascoltatori vuol dire che spesso appunto il problema che mi viene rimandato è un bambino che potrebbe avere lo spettro autistico. È un bambino appunto che non si allinea con gli altri. Io ho l'esempio di un bambino, uno dei primi che ho visto, che se riesco ti tiro fuori la lettera della mamma, è facile dirlo, carissima, desidero ringraziarla perché questo è un piccolo miracolo, io non faccio nessun miracolo, si è compiuto anche grazie a lei e ai suoi collaboratori. Non finirò mai di ringraziarla, sono passati esattamente 2 anni da quando le ho scritto la prima volta, descrivendole le particolarità dei problemi del bambino. Ci ha convocato subito a Pavia, la tempestività della sua risposta, l'accoglienza, ci hanno levato un peso che ci portavamo addosso da 3 anni, 3 anni da intimo. Cos'era successo a questa famiglia? Questa famiglia mi scrive, perché come arriva la valutazione a me? Mi scrivono, mi telefonano, una mail con richiesta di aiuto nell'oggetto e tu dici, caspita, leggiamo. Una mail che è molto faticosa, una mamma che descrive un percorso molto tortuoso che lei ha vissuto per 3 anni con suo bambino che è stato diagnosticato come sindrome di Asperger, per cui se ti diagnosticano una sindrome di Asperger tu vai subito in crisi, tutto quello che ti viene detto lo fai, per cui il bambino è stato per 3 anni seguito con dei gruppi e così anche la famiglia. Il bambino ha cambiato col mondo, bambino che ha uno sguardo molto torvo, un bambino che non alza mai lo sguardo. A scuola, la mamma, se ti fanno questa diagnosi, perché ovviamente è stato su indicazione della scuola, non sto qua a condannare la scuola, non avete gli strumenti, per cui su indicazione della scuola fa fare la valutazione, la neuropsichiatra fa valutazione e dice, sì certo, questo bambino è spettro autistico, fa 7 anni. I genitori sono due fisici del CNR di Roma, sono di Roma questi genitori, leggono, il papà sta un po' più sulle sue, la mamma va a fondo e dice,
cose che la scuola gli rimanda non sono quelle che io vedo nel bambino, per cui mi chiede una consulenza. E io subito ho chiesto che mi mandasse la valutazione fatta dalla neuropsichiatra e ho visto appunto che non c'erano, aveva letto solo un numero, non aveva fatto altre, e soprattutto sulla valutazione emotiva non c'era, quindi diciamo la valutazione di QI e di QE, non posso pensare di non valutare il quoziente emotivo attraverso una serie di strumenti. Per cui mi faccio venire a capire, ricordo era dicembre, nevica pochissimo, loro da Roma sono venuti con la neve, bufera di neve, era una bambina di 6 mesi, e c'è un punto mi ha detto dove l'ha allattato nel mio studio, per dire come proprio talvolta fanno i viaggi della speranza, proprio tutta la famiglia è venuta. E subito io dico, facciamo la valutazione, e questo bambino non aveva queste caratteristiche. Certo, era stato costruito in questo modo, lui dava delle risposte di questo genere, e lei dice, nonostante il percorso imperfetto, per cui 3 anni di incubo, cioè 3 anni dove lei si è vista che al bambino non venivano date le giuste risposte, e dice, nonostante il percorso imperfetto, oggi finalmente possiamo dire che convinzione che la strada era questa. Ma la cosa che voglio farvi vedere, dice, è 1 anno e mezzo ormai che non facciamo nessun tipo di terapia, perché io ho detto che per me è stato un azzardo dire interrompiamo una terapia fatta dalla, devo dire, da colleghi, da professionisti all'interno appunto di una struttura, prima parlava della regina Margherita, quella era proprio Gesù, per cui cioè dice oddio, chi sono io per dire che qualcun altro ha sbagliato la diagnosi? Dice, ora devo uscire da casa sorridente e tornare da scuola felice e spensierato. Mi chiedo dove sia andato a finire quel bambino arrabbiato col mondo, esplosivo, che c'era fino a poco tempo fa. Ora non esplode, quanto si arrabbia, piange e io sono felice. Questo per dirvi come talvolta davvero questi bambini vengono indirizzati su percorsi che sono percorsi faticosi per loro e per la famiglia. Per cui accompagnare anche nella fase di valutazione la famiglia ad avere consapevolezza ed evitare che ci siano appunto misdiagnosis. Sono proprio libri che hanno questo titolo, misdiagnosis in America. Perché in America fanno degli errori, eh? E cosa è stato fatto? Questa è stata una... nel 2014 penso che questo caso io l'avevo visto. Il bambino adesso sta finendo le medie, sta molto bene, come dico lui ha un interesse per l'astronomia e fortunatamente lavorando, cioè i genitori vivono a Roma, lui vive a Roma, abbiamo fatto dei percorsi con l'ente spaziale l'ESA, che è l'europeo italiano, che c'è a Roma della spaziale, per cui con la scuola hanno fatto dei percorsi. Questo è un aspetto. La scuola, perché quando è successo questo, lui aveva l'insegnante di sostegno. La scuola, appunto, io ho mandato subito alla scuola di Genovati, forse secondo me non stanno seguendo il percorso giusto. La scuola ha organizzato il primo convegno che ho fatto fuori da Pavia, l'ho fatto a Roma in questa scuola, dove la dirigente ha detto: noi non ne sappiamo niente, ci aiuti, e da lì abbiamo strutturato un percorso, davvero che nell'accordo di rete molte scuole di Roma sono presenti, proprio perché si è creato proprio anche una sensibilità diversa e adesso questo bambino, l'insegnante di sostegno, che questo tolto subito, non aveva senso per lui, anche perché non faceva nient'altro che solo esporlo in questa diciamo, sua situazione di isolamento, gli era indotta, non era reale. Questo potevo raccontarlo, ma le parole della mamma sono state sicuramente conclusive. Ok, ritorniamo sull'altra presentazione. Okay. Ci siamo, sì. E allora, quindi i pessimi ascoltatori, spesso perché non si relazionano con gli altri, poco capaci di usare e comprendere gli aspetti verbali, cioè loro li sovrinterpretano, per cui per loro le consegne deve essere chiara. Incapaci di tener conto del tempo, per cui il tempo loro si dilata,
sibilati in continuazione, per cui mettiamoli, e disorganizzati, i loro zaini spesso sono, ma anche il loro corredo personale, perché devono avere le calze dello stesso colore? Perché assolvono la stessa funzione? Penso. Scusi, questa è una categoria? No, no, questa è in generale. In generale, queste sono delle caratterizzazioni, cioè, generali. Però possono avere uno sviluppo verbale precoce, ma avere capacità di usare. Sono unità di apprendimento, per cui hanno una loro, magari anche proposta con professionisti esterni, che vanno ad arricchire il curriculum della persona. Però devi andare in profondità su quello, per cui vuoi fare il corso sul giornalismo? Perfetto, lo facciamo il corso sul giornalismo, per anche dei professionisti, per quella parte che poi ti andrà a integrare la tua valutazione, non solo a livello della scrittura, ma anche a livello della capacità di comunicazione, per cui questo indirettamente mi consente anche davvero di andare a fare una valutazione oggettiva delle competenze, perché l'altra cosa sulla quale noi siamo chiamati è quello appunto a valutare non solo i contenuti, ma come questi contenuti vengono appresi. Qui ecco, ad esempio, ma penso che lo usiate anche voi, noi usiamo delle rubriche di valutazione che oltre a valutare gli aspetti cognitivi, valutano gli aspetti emotivi, la capacità ad esempio di decentrarsi. Spesso questi bambini sono autocentrati, per cui in un'attività di cooperative loro avranno dei ruoli appunto che sono magari quello che deve riorganizzare, non quello che deve relazionare, perché altrimenti schiaccia gli altri. Quindi, le caratteristiche neurologiche le riassumiamo brevemente: maturazione precoce della corteccia, per cui c'è una maggiore, devo dire, utilizzo, la corteccia è la struttura, la funzione appunto che maggiormente ha consentito all'encefalizzazione di arrivare a creare appunto l'Homo sapiens, la quadratura sinaptica, per cui c'è questa, il pruning, si dice proprio questa velocità e anche diciamo, lo spessore corticale ridotto è molto più sottile, per cui se è più sottile c'è maggiore funzionamento. E performance superiori non solo a livello cognitivo ma anche a livello creativo. Questi sono un po' gli aspetti che noi abbiamo osservato. Questo vuol dire allora, e vado veloce su questi aspetti, che il pensiero loro è un pensiero che viene chiamato arborescente, un pensiero che apre continuamente più canali, dobbiamo essere capaci di aiutare ad andare in profondità. Questo pensiero arborescente è a rischio che sia caotico, per cui fatica a organizzare e strutturare le idee, fatica a gerarchizzare le idee, a dare un ordine di priorità. Io l'altro giorno ho un ragazzo che è in seconda superiore che rischia la bocciatura perché lui ha degli sbalzi da 9 senza, devo dire, senza che ne sia consapevole. Quando io gli ho solo chiesto come organizzi la tua giornata, il ragazzo che faceva scout ha rinunciato a questo perché dice non mi trovo più con gli altri, ragazzo che non fa sport, per cui un ragazzo fortemente che si è autoritirato, e quando però ha detto come passi la tua giornata, e la sua giornata è persa a pensare, a usare devo dire anche gli strumenti elettronici, però senza che siano finalizzati. Per cui gli ho fatto un diario settimanale, per cui dove voi ricevete anche ragazzini grandi, sì, cioè sono movimenti, un paio di situazioni, sì. Per cui quindi abbiamo costruito un diario settimanale in cui lui deve fare oggi, per cui vediamo anche di farlo organizzare il tempo. Perché non sei riuscito a svolgerla? Ora rileggi tutte le attività svolte e mettili in ordine di utilità e importanza. Attività essenziali, ti ho spiegato quali sono, cioè il devo, attività importanti dovrei, attività meno importanti se resta tempo. Per cui devi riorganizzare tutto, devo dire, una massa di tempo che lui ha utilizzato, ma non sa come. È così per una settimana.
non so cosa farà, vado avanti, ma però alla fine gliel'ho preparato tutta la giornata, se no non lo fai. Cioè, sia per 7 lo fai, poi per 7 giorni. E tu ogni giorno gli ho scritto che devi martedì, venerdì, ma quella l'ha compilata? Lo sta compilando. La mamma mi ha detto, perché poi tutto questo deve avvenire, cosa quindi a 15 anni, senza che la mamma sappia. Un ragazzo di Genova, che io non ho mai visto se non Skype, perché è arrivata da me la madre disperata, però lui non vuole venire a Pavia. E allora ho detto, facciamo un incontro Skype, e la mamma ha detto, ah beh, però questa qua, forse le cose vanno, perché io gli ho dato 2 o 3 date, ho detto che forse non erano sbagliati gli insegnanti, e a fronte lui è consapevole del potenziale che ha, e mettere in atto una serie, sta mettendo in atto una serie di, diciamo, strategie che non sono funzionali, per cui vediamo cosa fa. E l'ultimo giorno deve, ok, gli ho fatto fare una SWOT analysis, sì, come si suol dire, e quello che ce lo fanno fare anche noi corsi di dirigenza, perché mettiamo sempre tutto importante e urgente. Qui voglio che qui si metta, è importante, sopra c'è scritto urgente e non urgente, e qui lui deve mettere dentro, deve alla fine della settimana, per cui vedete che il lavoro di organizzazione che lui deve fare non è una cosa banale, ma poi alla fine della settimana che valutazione fai? Come ti sei organizzato? Te lo vai a valutare? Quali strategie pensi di adattare? Fai un elenco delle attività che avresti potuto tralasciare. Quali strategie pensi di adottare per migliorare e rendere più efficace la gestione del tempo in relazione ai impegni scolastici e non ti sei professato? C'è qualcosa di diverso che avresti potuto fare? Sì, messo come una sfida, deve fare una cosa. È una sfida questa, è un compito, eh? Qui anche l'insegnante. Ovviamente su questo l'ho pensato per lui, però dal prossimo anno una cosa di questo genere potrebbe essere utilizzata dagli insegnanti come anche strumento di monitoraggio in classe, non solo per lui, per tutti, per vedere a fronte di una valutazione sufficiente, andiamo a rivalutare come tu ti organizzi. Prego. Come funziona il per me è importante perché emotivamente importante, ma non è importante? Dal punto di vista dell'ottenere. Non ho capito. Allora, io in questo momento non ho voglia di studiare, sì, perché ho un'altra urgenza, sì, però è importante, certo, studiare. E su questo deve cerchiamo appunto di portare. È importante che io faccia la riflessione, certo, su questo. È importante che io abbia consapevolezza. Per cui io so che oggi io non ho studiato perché ho deciso che era più importante, certo, ascoltare quello di cui avevo bisogno, perciò studio stasera a mezzanotte. Certo, però studio che devo essere funzionale, però, perché allora questi ragazzi vedremo quando facciamo i profili, molti di questi si perdono, e si perdono pure sono quelli che dicevo prima, in dropout capaci, e quindi dobbiamo cercare di portarli al diploma della superiore. Spesso, e molte scuole, alcune difficoltà che ho, dicono, vabbè, fin dei conti, ho proprio anche una mia che mi è arrivata l'altro giorno, diceva, perché lei ci sta chiedendo, perché ha chiesto almeno facciamo un'educazione parentale. L'educazione parentale però presuppone che ci sia comunque un docente di riferimento. La scuola non ha trovato un docente di riferimento. 12 anni. Sì, 12 anni. Per cui non ha trovato un docente di riferimento. Che vuol dire che lei ha detto, vabbè, lo fa presentare da privatista. Allora vuol dire che non abbiamo capito niente. Perché da privatista vuol dire proprio lasciarlo fuori. Chiaro, qui ho una serie, poi magari vi leggo un pezzo di questa lettera di una mamma che io sto presentando al ministero. Sì, una cosa che a noi sembra scontata. Cioè, no, e non trovano nessuno. Per cui non dico che la scuola deve obbligare gli insegnanti, però caspita, cioè non è che chiediamo di fare chissà che cosa, è il tuo lavoro. Certo, quindi in anche in modo diverso. Per cui io poi ho fatto anche un percorso di accompagnamento per le maestre, sicuramente non è un'unità aggiunta,
privata, perché certo l'orario ordinario sei in classe e l'orario aggiuntiva non riesce. Però adesso però su questo cioè, non puoi obbligarti a obbligare. Certo. Però ad esempio c'è la premialità sulla quale si può magari lavorare. Alcuni dirigenti infatti con i quali stiamo facendo questi percorsi che sono talvolta da ripensare anche sull'impegno dei docenti, perché sto lavorando in una scuola in Sardegna dove abbiamo fatto un polo in Sardegna e c'è una insegnante di inglese di primaria che ha una fatto dei corsi anche, devo dire, sulla disotazione, anche in America, da Rinzulli, che ha proposto il modello SEM, che è diventata per la scuola la referente appunto della disotazione, che fa lei con bambini e ragazzi delle medie, fa dei percorsi, in questo momento sta facendo appunto dei percorsi di arricchimento per quei bambini che hanno sviluppato soprattutto in lingua, per cui gli dai la possibilità, cioè per lei la competenza, ma lei è una docente della primaria, no, quello che si possa fare senza... E lì il dirigente mi ha detto che ovviamente tutto questo all'interno della criminalità, cioè i dirigenti possono individuare anche come destinarli, come destinarli, e lui ha detto che lui anche in un altro caso li hanno destinati proprio per fare attività di potenziamento a docenti formati, ovviamente. Qui chi si è formato ha investito e allora deve essere riconosciuto. Questo è un po' quello che si sta notando.